Benvenuti a tutti. Aquila, uno dei 99 castelli che insieme agli altri 98 ha fatto la città dell'Aquila. Probabilmente il castello più popolato e più importante rispetto agli altri, tanto che diede ospitalità e nome alla città madre. 99 castelli. 99 comunità unite per dar forma in maniera democratica ad un'unica città, e per questo 99 furono le piazze, le fontane, le chiese. Questa fu ed è, vogliamo che sia ancora oggi l'Aquila, città unica che da secoli riesce ad unire su un territorio storie e vite diverse tra loro, ma con l'obiettivo comune di far crescere una comunità in modo armonico e pacifico. Benvenuti a tutti. La Corale Fonte Vetica di Castel del Monte nasce nel 1984. Un curriculum di partecipazioni a numerose manifestazioni e rassegne nazionali ed internazionali, tra cui il Festival Avvento a Vienna, il concorso polifonico Città di Praga e il Festival de Musica Coral della Galizia. La Corale Fonte Vetica si caratterizza per uno stile esecutivo raccolto, quasi intimista, che esula dalla tipica esecuzione del saltarello abruzzese. Nella scelta dei testi si rifà la tradizione del canto popolare abruzzese, con una ricca eterogeneità di temi trattati, dall'identità all'emigrazione, dai paesaggi naturali e sentimenti di nostalgia e amore per la terra e per le tradizioni, fino all'importanza di particolari mestieri come la vita dei pastori e l'esperienza unica della transumanza delle greggi. Cari amici, benvenuti, ed ora la Corale Fonte Vetica in 99. Thank you.
Il 6 maggio avremmo dovuto fare questo convegno, in realtà il 6 aprile, ma di proposito abbiamo evitato di far coincidere la data con la ricorrenza del terremoto per evitare che ci fosse un'interpretazione di tipo meramente commemorativo, con tutto il rispetto e l'attenzione possibile, però fa parte del rito della commemorazione. Invece ciò che ci ha spinto a organizzare questo convegno in questa nostra amata città è dovuto al fatto di voler richiamare l'attenzione autentica di quanti ne hanno a cuore la ricostruzione e il suo destino, attraverso una riflessione che non passi per una celebrazione commemorativa, ma una riflessione comune condotta da autorevoli esponenti del mondo della cultura, delle arti e delle professioni, che io ringrazio ancora adesso personalmente, dopo averlo già fatto con le numerose corrispondenze e telefonate, per aver accettato il nostro invito. La tragedia che ha colpito una intera collettività e l'intero nostro paese a distanza di 2 anni ci ha spinto a raccogliere le riflessioni di una comunità dignitosa e su una comunità dignitosa con una storia secolare alle spalle che chiede alle istituzioni, che chiede al Paese una prospettiva di rinascita e di rinascita nel breve termine, subito. In questo contesto la Fondazione Giuliana Tamburro, sorta a memoria di una brillante donna e madre, l'ingegnere Giuliana Tamburro, professionista di fama aeronautica internazionale, perita insieme al suo papà e al suo bimbo di 9 anni nel tragico terremoto dell'Aquila, intende prospettare con questa nostra iniziativa la speranza di un futuro per tutti quegli aquilani che, come Giuliana, hanno reso onore al nostro paese con il loro impegno, la loro professionalità e il loro amore per la terra da cui provengono. Io devo ringraziare qui pubblicamente il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che ha voluto farci l'onore di concedere l'altro patronato alla nostra iniziativa. Ringraziare il Presidente della Camera dei Deputati, che parimenti ha concesso il patrocinio. La Cassa di Risparmio, la Fondazione Carespac, Cassa di Risparmio della provincia dell'Aquila, che ci ha sostenuto anche con un modesto ma significativo, almeno in termini simbolici, contributo, l'Ordine degli Avvocati, che partecipa al convegno e ha dato il proprio patrocinio e avrà come riconoscimento il riconoscimento del credito formativo per la partecipazione all'iniziativa. Abbiamo il patrocinio, devo dire, morale dell'Ordine degli Ingegneri, morale perché per un disguido tecnico non si sono combinate le cose in maniera da avere sulle brochure la indicazione del patrocinio. C'è stato un malinteso, ma abbiamo riparato sapendo sia loro che noi che c'è un'amicizia autentica, un interesse autentico a fare sì che le energie di tutti concorrano a ricostruire la nostra città. Devo ringraziare il professor Rosario Villari, forse decano degli storici italiani, che avrebbe voluto partecipare al convegno, ma non può per impegni editoriali, ha delle scadenze a brevissimo termine, per cui deve finire dei lavori e non poteva venire, ma che mi ha suggerito 2 ottimi storici per rispondere alle nostre esigenze, che sono la professoressa Anna Maria Rao dell'Università Federico II di Napoli, professoressa docente di storia moderna, e il professor Raffaele Colapietra, grande conoscitore della storia anche della città dell'Aquila, ma un grande meridionalista e storico medioevale. Abbiamo poi il professor Fabio Redi, che è professore di archeologia cristiana e medioevale, è di origine pisana ma insegna qui all'Università dell'Aquila, il preside della facoltà di ingegneria dell'Università dell'Aquila, il professor Pier Ugo Foscolo, che si è anche adoperato insieme alla collega professoressa Giusi Pitari, che non è nel
da questa parte del tavolo, ma che ha contribuito notevolmente alla realizzazione di questo nostro convegno, anche lei professoressa qui all'Università dell'Aquila, Facoltà di Scienze, e hanno fatto anche in modo di avere la disponibilità di questa tensostruttura che ha un'ottima acustica da quello che sento ed è abbastanza capiente per poter ospitare tutti. A fianco a me c'è il dottor Piercamillo Davigo, che credo non abbia bisogno di molte presentazioni, grande magistrato che ha fatto onore al nostro paese, alla storia dei decenni recenti del nostro paese, che adesso è consigliere di Cassazione, e Giuseppe Caporale, che è uno scrittore, saggista, l'ultimo libro, fra l'altro io vi raccomando di prenderne nota, Il buco nero, intendendo il titolo, il buco nero è proprio la città dell'Aquila, il centro dell'Aquila, che di giorno, magari con la luce del sole, se uno si addentra nei vicoli, ha ancora una qualche sensazione di vita, ma la sera all'imbrunire è proprio come un buco nero, deserta e morta. È giornalista di Repubblica, è un conoscitore come cronista, ma anche come cittadino, attento alla vita di questa città, ha seguito anche i terremoti del Meridione in Campania, non in Molise, nel Sannio, con delle ottime cronache. Devo giustificare, ahimè, due relatori, uno dei quali sarebbe stato sicuramente di grande importanza averlo, il professor Italo Rota, urbanista, architetto, che purtroppo per motivi di salute, credo, ha fatto tutti gli sforzi per poterci essere, ma la salute non gliel'ha consentito perché si è ammalato da qualche settimana e non riesce a venirne fuori. E poi invece una nota che sarebbe stata anche un po' spiritosa, pur nella sua severità nei giudizi e nella presentazione di alcuni sketch, un artista un po' satirico, comico, Marco Berri, che viene dall'esperienza delle Iene, se qualcuno mi è capitato di vedere, che però purtroppo gli hanno cambiato degli impegni la sua produzione, sta facendo delle registrazioni proprio in questo momento che non poteva lasciare. Benvenuto a tutti e un saluto caloroso anche per la simbologia che portano con la loro presenza alle autorità presenti, e cito quelli che mi sono stati segnalati: il generale della Guardia di Finanza Carmine Lopez, che è comandante della scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza proprio qui a Coppito. Poppito si chiamava ai tempi di Buccio di Ranallo, di cui parleremo più avanti, al dottor Paolo Di Domenico, in rappresentanza del questore, dottor Stefano Cecere, e il viceprefetto dell'Aquila, il dottor Renaldo Pezzoli. Benvenuti, sappiamo che la presenza delle istituzioni, a volte anche con accenti critici in talune circostanze, ma è una presenza ricercata, necessaria, e vorremmo che fosse nella concretezza poi degli atti un modo per stabilire le sinergie di tutti quelli che hanno a cuore il bene del nostro paese, all'Aquila ma nel resto d'Italia. Io mi fermerei qui per non farla troppo lunga, dico solo che abbiamo trovato, mentre io mi occupavo della preparazione del convegno, un testo medievale, Buccio, che sta per Giacobuccio di Ranallo da Poppito, oggi Coppito, Cronica si chiama questo libro, è un libro in quartine alessandrine, 1200-1300 quartine, che narra un po' la storia dell'Aquila dalla fondazione fino al 1362, una narrazione appassionata e avvincente. Buccio di Ranallo era diventato consigliere comunale quando è nata la città dei 99 castelli
era molto critico anche con il potere politico del Consiglio Comunale e anche con gli intrallazzi che già allora erano abbastanza familiari. Intercaleremo agli interventi dei relatori delle brevi letture proprio dall'opera Cronica di Buccio di Ranallo, perché è suggestivo quello che la nostra giovane italianista e lettrice ci leggerà, e prenderemo lo spunto proprio da questi interventi per presentare i nostri relatori con qualche domanda, lasciando poi loro di procedere come meglio ritengono opportuno, avendo colto qual è lo spirito della nostra iniziativa. Barbara Chiarilli legge proprio da Buccio di Ranallo la cronaca del terremoto del 1349, un grande terremoto dove gli aquilani mostrarono quale fosse la loro tenacia, la loro forza e volontà di ricostruire. Barbara Chiarilli. Buccio ci racconta: quando credevamo di stare in un luogo sicuro, avvenne un grande terremoto. 800 persone morirono all'Aquila e si vedeva gente strillare, chi piangeva il figlio, chi la moglie, chi il fratello, chi piangeva la madre, chi la sorella, chi si graffiava il petto, chi cominciava a sgomberare le strade e le stradine dalle macerie per tirare fuori i corpi. Quando le case caddero ci fu talmente tanta polvere che quella mattina non ci si riusciva a guardare in faccia. Ora, se vedeste quale distruzione, case, edifici, tutti a terra, le strade erano piene di pietre e ci sarebbe voluto tutto l'Abruzzo per riuscire a sgomberarle. Ci furono grossi affanni. Nonostante questo arrivarono anche i nostri contadini. Noi non andammo a dormire in casa quella sera, ma tirammo su delle logge, delle tende, dice Buccio. Rimanemmo lì 9 settimane e faceva molto freddo, tanto che possiamo dire di aver scontato tutti i nostri peccati. Era l'anno 1349. Quando credeamo stare in un luogo più tutto, subitamente venne si grande terremoto. Dalla morte di Cristo non fu già mai veduto. Appena uomo trovavase che non gisse storduto. De persone 800 d'Aquila oderate, che per lo terremoto fu morte e sotterrate. Or che vedeo strillare e fare pietate, chi piangeva lo figlio, chi moglie, chi lo frate. Chi piangeva la madre, chi padre, chi sorella, chi se graffiava il petto, chi la mascella. E giano scomerando ogni via e rugitella per ritrovar le corpora con amara favella. Quando le case cadero, fu tanta polverina. Non vidi l'altro uomo quella mattina. Multi ne abbe a uccidere senza male de ruina. Benzè l'idea conoscere la potenza divina. Or, chi vedesse che defizia e case perterrate, tutte quante le cliesce erano derupate, che fu il maiore danno ch'avesse la cittade, salvando a morte domini, a dir la veritate. Le strade erano incomerate de prete e de lename, serria forte ad Abruzzo a scomorarlo marrame. Assai fu grande affanno, e vinnero tutto tame i nostri contadini, scomeraro il terrame. Noi acemmo in case, ma loge facemmo. Più de 9 settimane pur de fore iacemmo. Più frido assai che caldo in quillo tempo avenno, e de nostri peccati pure ne penetemmo. Corria gli anni Dominis, anni 1300 e più 49, credete, cannomento, quando fu il terremoto e questo desertamento, e quelli che moreroci, Dio li abbia salvamento.
Ora entriamo nel vivo del convegno con un saluto breve, ma più formale di quanto non abbia fatto io, con il presidente della Fondazione Giuliana Tamburro, l'ingegner Daniele Giuseppe Carrabba, e la signora Giusi Alesi, mamma di Giuliana, che è presidente onorario della Fondazione Tamburro. Sì, sarò brevissimo anche perché l'argomento richiede chiaramente un pochettino di tempo. Io vorrei ringraziare tutti quanti, tutti voi che partecipate, l'autorità, tutti quanti, i relatori per la loro autorevolezza e per l'argomento che sarà trattato oggi. Giuliana amava moltissimo questa città. Io ricordo che il giorno stesso del terremoto, il pomeriggio, eravamo insieme, e io la spingevo dicendo: ma perché non vieni a vivere a Roma, questa vita avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro? E lei mi ha detto, dice: no, io voglio vivere all'Aquila, il mio bambino deve crescere all'Aquila, sono legata a questa città, sono legata ai miei genitori e voglio rimanere all'Aquila. So che è un sacrificio, però io mi sento di farlo e vado avanti, poi il futuro vedremo quello che ci porterà. Quindi Giuliana era molto legata all'Aquila e l'argomento che tratteremo oggi penso che le farebbe piacere, come le farebbe piacere sicuramente il fatto di vedere tutta questa gente partecipare a questo convegno. Permettetemi, prima di passare la parola per un breve saluto alla mamma di Giuliana, un ringraziamento, veramente un forte ringraziamento da parte mia, ma di tutta la Fondazione, al professor Di Croce per l'impegno che ha messo nella preparazione di questo convegno. Grazie, veramente grazie, e grazie veramente ai relatori per essere qui in questa occasione. Grazie, sono un po' emozionata, però ringrazio tutta la mia città e i relatori e tutto. Grazie, scusate, ma sono emozionata. Ho l'obbligo di citare ancora, l'ho dimenticato prima e chiedo scusa, la professoressa Anna Lucia Bonanni, collaboratrice del professor Colapietra, che non avendo il cellulare mi ha fatto sempre da tramite per poter parlare col professor Colapietra. Il professor Colapietra, a cui daremo la parola non subito ma tra un po', è quello che avete visto in televisione, perché dice: io di casa non esco e se vi avvicinate vi prendo a fucilate. Allora, la prima domanda invece è per la professoressa Anna Maria Rao dell'Università di Napoli, che è qui a fianco a me. Anna Maria, la storia moderna ci costringe sempre a fare i conti con il nostro passato. Abbiamo sentito il racconto di Buccio di Ranallo che ha fatto Barbara Chiarilli. Paragoni, parallelismi, idealità, spesso conditi da massicce dosi di qualunquismo. Non credi che sia arrivato il tempo di fermare l'appropriazione indebita del nostro immaginario e più concretamente, facendo tesoro del nostro passato, rimodulare il nostro presente, riprogettare il nostro futuro? Il sottotitolo del nostro convegno, ripartire dall'Aquila per un nuovo risorgimento del Mezzogiorno d'Italia. Ma io, prima di tentare di rispondere ad una domanda così che richiederebbe, diciamo, una risposta molto complicata quanto alla domanda stessa, volevo comunque ringraziare Avernino Di Croce per avermi chiesto di partecipare a questo incontro, ringraziare Rosario Villari che ha indicato me, non potendo venire lui per i suoi impegni di lavoro. Qualche piccolo impegno di lavoro ce l'ho anche io, però è stata molto affettuosa l'insistenza sia dell'amico Villari sia di Croce. E poi ho accettato davvero con diciamo anche una certa commozione di tornare all'Aquila, che conosco anche se non benissimo, ma ci sono stata
per ragioni di lavoro, una volta per presentare il volume L'Annale Einaudi sull'Abruzzo, e poi un'altra volta c'ero venuta in vacanza per qualche giorno per visitarla. E quindi ci torno volentieri e vorrei tornare anche, sarà un buco nero, ma io questo buco voglio salutarlo prima di andare via. E poi credo proprio che non sia e che non debba essere così. Io sì, sono una storica, studio storia, insegno storia nell'Università di Napoli Federico II. Non vorrei annoiarvi con delle considerazioni sulla storia per cercare di riprendere la sollecitazione che mi è stata presentata. Molti considerano la storia anche noiosa, come un insieme di date appunto fastidiose. Ho saputo con grande gioia che c'è un ragazzino di 12 anni in casa Tamburro che adora la storia, che è appassionato di storia antica. E io, sarà perché è il mio mestiere, ma io credo proprio che della storia e del passato e della conoscenza del passato non si possa fare a meno per la costruzione del futuro, visto che questa è un po' la risposta che mi è stata data, la domanda che mi è stata, che mi è stata fatta. Con questo, questo non vuol dire che ci debba essere appunto una difesa ad oltranza del passato, così come si è tradotto nelle cose, nei monumenti, nelle strade, nelle architetture, non ad oltranza, ma una difesa sì, e un attaccamento, io credo anche affettuoso. Ma visto che qui si parla e si adopera questo termine di risorgimento, nuovo risorgimento del Mezzogiorno d'Italia, vorrei fare un esempio di uso progettuale della storia e del passato che ha a che fare proprio con il risorgimento dell'Italia nel suo complesso, che quest'anno stiamo ricordando in tanti modi, i 150 anni dell'unità d'Italia. Le origini di quel risorgimento, le origini della unificazione italiana, si pongono alla fine del Settecento, negli anni successivi allo scoppio della Rivoluzione Francese, e poi naturalmente il progetto in quel momento fallì, venne poi realizzato dai patrioti dell'Ottocento. Ma questi patrioti, quello che vorrei ricordare è che questi patrioti della fine del Settecento e dell'Ottocento avevano tutti una formazione storica importante, che li portava a guardare al passato come quasi un serbatoio di energie al quale attingere per la costruzione e la realizzazione di questo progetto, che era un progetto di unificazione politica e insieme di realizzazione di libertà. E allora quello che avevano studiato degli antichi popoli italici, di questi antichi popoli italici avevano una visione anche che era forse più mitica che storica o storiografica, eppure questa visione esercitava un'influenza fortissima, dava energia, dava fiducia nella possibilità di recuperare le stesse condizioni di libertà e quindi di sviluppo che vi erano state in questa Italia preromana. Era un modello che ad esempio aveva molto diffuso e valorizzato un personaggio che a me è molto caro, ma penso un po' a tutti, Antonio Genovesi, il capofila del movimento illuministico e riformatore meridionale e italiano del Settecento. E Antonio Genovesi appunto nella storia degli antichi popoli italici vedeva un modello di
sviluppo civile, sociale, economico, perché sviluppo civile, sociale, economico erano impossibili senza condizioni di libertà politica e di partecipazione civile. Erano questi gli elementi che in maniera appunto mitizzata venivano visti in questo antico passato e che servivano da legittimazione anche dei progetti per il futuro. Questo credo che è un esempio, almeno ai miei occhi, particolarmente efficace e significativo di ruolo propulsivo giocato dalla conoscenza del passato, da un uso in senso appunto progressivo e progressista del passato. Non farò riferimento tanto al passato, poi particolarmente della città dell'Aquila, che presenta comunque una storia estremamente, non voglio dire appunto usare termini retorici come glorioso, ma certamente interessantissimo all'interno della storia d'Italia e della storia dell'Italia meridionale in maniera particolare. Non farò riferimenti diciamo precisi, perché mi sembrerebbe, lascio questo compito, semmai, se avrà voglia di farlo, a Raffaele Colapietra, che è uno dei maggiori, se non il maggiore studioso della storia d'Abruzzo e dell'Aquila. Scusatemi. E molti egregi studi sono stati fatti appunto sulla città, estremamente importanti, da quelli di Angela De Matteis a quella di più giovani studiosi come Silvia Mantini, che ha scritto un bel libro sull'Aquila spagnola, cioè durante il periodo della dominazione spagnola nel regno di Napoli. E però quello che va ricordato e la complessità e anche l'importanza poi di questa storia, per tutte le tracce che ha lasciato e che, diciamo, si leggono nelle stratificazioni delle nostre città, dei monumenti, delle case, dei palazzi, delle chiese, e che magari diciamo alimentano una conoscenza del passato, a volte in maniera anche inconsapevole, per il semplice fatto appunto di trovarcisi dentro e di vedere, guardare, toccare con mano. La storia del Mezzogiorno d'Italia, la storia in particolare del Regno di Napoli, è una storia appunto estremamente ricca, una storia di incontri, di scambi continui tra popolazioni e culture, in parte per un certo periodo anche di religioni, dal periodo normanno al periodo svevo, che poi è il periodo della nascita dell'Aquila, al periodo angioino, aragonese, spagnolo, austriaco, borbonico e così via, enumerando, che hanno lasciato appunto tutti delle tracce importanti, più che tracce, ci hanno costruito così come noi poi oggi siamo e ci vediamo, ed è per questo credo importante conoscere questo svolgimento storico. E l'Aquila, la storia dell'Aquila poi è particolarmente interessante per questa sua partecipazione attiva, potremmo dire, a questo svolgimento, per questo suo prendere continuamente posizione attiva da una parte o dall'altra: gli angioini, gli aragonesi, i francesi, gli spagnoli, anche attraverso il gesto, attraverso la rivolta, attraverso la ribellione. Questi episodi sono molto ben ricostruiti grazie alle cronache che ce ne sono rimaste e che sono custodite negli archivi, nelle biblioteche, che sono un altro degli strumenti fondamentali senza i quali davvero noi non possiamo ricostruire e conoscere la nostra storia, che ora attraversano una fase di sofferenza enorme, non soltanto a causa di catastrofi naturali come qui, come in Abruzzo e come particolarmente all'Aquila, ma in tutto il nostro
paese, sfortunatamente, e per il quale davvero dovremmo anche qui sollecitare la nostra capacità come comunità di cittadini di adoperarci per difendere queste nostre istituzioni assolutamente fondamentali per la conoscenza di un passato senza il quale è difficile progettare e costruire un futuro. Non per dire, ma anche questo è importante, Francesco Lo Monaco, uno dei patrioti, è un patriota lucano, uno dei patrioti del 1799 napoletano, un altro numero, un altro ricorrere del numero 99, scrisse, pubblicò ai primi dell'Ottocento le vite degli eccellenti italiani proprio come modello per dire ecco quali fummo, conoscer quali fummo può servire a tornare, a poter dire come di nuovo possiamo essere, e quindi era un uso anche qui pedagogico esemplare del passato, forse anche retorico, e che però esercitò un'influenza fondamentale nella formazione dei patrioti del Risorgimento italiano, che di questa letteratura, di questi testi e di questi studi si erano nutriti. Risorgimento del Mezzogiorno, di quale Mezzogiorno? Perché questo è un altro, diciamo, degli aspetti della questione che è stata sollevata e che mi è stata sottoposta. Negli ultimi decenni sappiamo che si sono levate delle voci critiche dal Mezzogiorno, non parlo di altre, parlo di voci critiche storiograficamente avvertite, diciamo, nei confronti dell'uso dell'espressione questione meridionale, che sembrava un'espressione ormai desueta, che non conveniva più adoperare, che non valeva più la pena di adoperare. Non sto naturalmente a soffermarmi su questa, che è un'altra importante questione, ma diciamo che questo atteggiamento critico nei confronti dell'uso dell'espressione è servito soprattutto a mettere in rilievo i molteplici mezzogiorni, le diversificazioni interne di questo che denominiamo con un unico termine mezzogiorno, diversificazioni diciamo diversità che nulla tolgono però alla necessità poi di considerarla come questione unitariamente, come questione sulla quale occorreva e ancora occorre intervenire. E dunque mezzogiorni geograficamente diversi, soprattutto appunto da un punto di vista territoriale, anche storicamente diversi, e tra le grandi diversità a cui si fa riferimento c'è mezzogiorno delle pianure coltivate, mezzogiorno montano, mezzogiorno costiero, mezzogiorno marittimo, tutte diversificazioni che sono state applicate poi anche alla storia dell'Abruzzo, anche dell'Abruzzo e degli Abruzzi, si è detto Abruzzi diversificati al loro interno, un Abruzzo montano, e il montano viene quasi sempre identificato col povero dal punto di vista dello sviluppo storico, e un Abruzzo marittimo pianeggiante invece maggiormente sviluppato. Sono tutte questioni che sono state egregiamente affrontate appunto da studiosi come Raffaele Colapietra e Angela De Matteis. Le ricordo per dire come anche appunto queste immagini a volte abbiano prodotto degli stereotipi, forse a volte anche dei pregiudizi. Venivano ricordate per esempio l'immagine, proprio per restare all'Aquila, all'Abruzzo aquilano, di un Abruzzo montuoso, alpestre, nevoso, gelido, abitato da lupi e da banditi, che in parte i lupi e i banditi no, ma il gelo e il freddo che ancora in parte appunto esercitano il loro fascino nonostante le possibilità appunto di controllare oramai oggi su internet condizioni meteorologiche e così via dicendo, per cui confesso che anch'io poi sono
sono partita e sono venuta qui con l'idea, farà freddo, forse è meglio che porti un pullover in più. Scherzi a parte, in realtà sappiamo bene, gli studi ce l'hanno mostrato molto efficacemente, e su questo poi chiuderò questo piccolo tentativo di rispondere alla domanda che mi è stata fatta, ma appunto non ci sono lupi, non c'erano, certo ci sono stati alcuni banditi, ci sono stati lupi in alcune zone, ma poi c'è una ricchezza culturale prodotta proprio da questo sviluppo storico. L'aquila dei mercanti, l'aquila come snodo di scambi medievali, anche qui non tocca certo a me ricordarlo, come snodo anche poi delicato dal punto di vista militare, e quindi diciamo questa condizione di snodo con sempre avuto nel suo sviluppo storico delle conseguenze positive e a volte negative, come crocevia appunto di eserciti e di scontri militari. E come centro di perfino di una grande corte come quella di Margherita d'Austria, egregiamente studiata da Mantini, e poi accademie, istituzioni e centri culturali, edifici, una città dal punto di vista della sua architettura rinascimentale straordinaria, assolutamente straordinaria, che va appunto ricordata anch'essa, per non fare dell'Abruzzo aquilano soltanto appunto terra di freddi, nevi, lupi e banditi. E poi un'ultima parola sui terremoti, le catastrofi che hanno certo punteggiato comunque la storia dell'Italia già prima della sua unificazione, degli antichi stati italiani come si usa dire, e particolarmente dell'Italia meridionale, appunto Aquila, Abruzzi, la Calabria, non può non venirmi in mente, prima ascoltando quella cronaca, la cronaca che è stata letta, mi venivano in mente anche racconti del terremoto calabrese del 1783, e vorrei appunto chiudere proprio con un accenno proprio a quel terremoto come esempio catastrofe che venne colta, proposta, forse non ci riuscirono, ma proposta dai riformatori meridionali come occasione di rinascita, di risorgimento, anche se non erano quelli i termini che adoperavano, di crescita, di sviluppo economico, civile, di abolizione, ad esempio quella doveva essere colta come occasione per abolire la feudalità, per abolire il regime feudale, doveva essere colta come occasione di impegno economico, come occasione di libertà. Venne creata una città che prendeva il suo nome da una città degli Stati Uniti d'America, Filadelfia, come città appunto, come simbolo quasi di una comunità di fratelli, naturalmente era fortemente presente anche una simbologia massonica che comunque aveva come suo ideale quello della liberazione universale della umanità asservita e di sviluppo di un futuro appunto di sviluppo, di libertà e anche di uguaglianza. Fu in quell'occasione che Pagano denunciò con forza l'oppressione appunto baronale sulla popolazione di contadini, che allora era nettamente prevalente, proponendo un programma di riscatto e di riscossa che fu tentato poi nel 1799 e fu ripreso, variamente ripreso, e che per molti suoi versi ancora in molti suoi aspetti deve essere realizzato, e per realizzarlo io credo che che un contributo importante possa venire anche da occasione di riflessione, di incontro come questo. Per questo ancora ringrazio gli organizzatori. Grazie. Se riusciamo a stare nei tempi, c'è la possibilità poi anche di qualche domanda da parte del pubblico ai nostri relatori.
Prima di dare la parola al professor Colapietra, faremo di un'altra breve lettura dalla cronica aquilana di Buccio di Ranallo, e prima ancora però della lettura di Buccio di Ranallo desidero informarvi che abbiamo ricevuto anche la visita dell'assessore regionale della Regione Abruzzo, il dottor Gianfranco Giuliante, e l'assessore del Comune dell'Aquila, l'avvocato Pierluigi Pezzopane, ai quali do il benvenuto. Dicevo, prima di dare la parola al professor Colapietra, una breve lettura di Barbara Chiarilli, un secondo brano di Buccio di Ranallo, che è molto interessante perché si narra ancora del terremoto del 1349, quando il signore della città, il conte Lalle Camponeschi, fece recintare la città con un robusto steccato per impedire che gli aquilani fuggissero fuori dalla città. Vuol dire, dovete stare lì, tirarvi sulle maniche e ricostruire la città. Un po' il contrario di quello che succede oggi, che c'è la tendenza a ricostruire i 99 castelli sparsi. E quindi esattamente l'opposto di quello che era stato questa esigenza di mettersi insieme per costruire una comunità civile capace di resistere anche nei confronti delle angherie, dei soprusi, dei potenti. E adesso un po' le modalità per la ricostruzione, i tempi, eccetera, la gente poi si accontenta della casetta in periferia, che dovrebbe essere una soluzione provvisoria, invece diventa poi una soluzione che dura decenni o di più. Barbara Chiarilli, il secondo brano di Buccio di Ranallo. Visto che l'Aquila era così malconcia, molti uomini credevano che non sarebbe stata più abitata e quindi cominciarono a portar via le loro cose per stabilirsi in periferia. Il conte Lalle Camponeschi seppe questo e decise di intervenire, facendo recintare la città, e non solo la città, ma anche molte terre del contado. Questo fu motivo di grande disagio, perché erano tutti bloccati dentro. Poi avvenne Natale e ci fu il giubileo, e gli aquilani cominciarono a peregrinare verso Roma, cercando di chiedere la grazia al Signore, e non solo. Alcuni ottennero al ritorno anche degli aiuti economici, oppure riuscirono ad avere l'indulgenza lucrando. E Buccio dice: lungi da me voler giudicare il cuore degli altri, ma molti quell'anno tornarono con qualcosa in più della grazia. Però che l'Aquila era così arrivata, declesce e defizia cotanto derrupata, e anche delle mura no era circumnata, molti uomini crediano non fosse più abitata. E anche commenzaro parecchi a scomerare, che ne voliano gire da fore ad avetare, credeano che mai degli ase aquila revetare. Luconte seppe questo, abese a consigliare. Vedendo poi Luconte la terra desertata, per l'igrata ramuti così male addobbata, le mura erano a terra, non era riparata, pensa subitamente de fare le sticcata. Como illu comannao fo fatti li sticcati. De bolle name grosso molto ben chiovati, sticonarono la terra per molti vicinati, foroci grades asci che stavamo inserrati. Poi venne Natale, intro l'anno iebelleo, entrao in penso la gente, ciascun del facto seo, come avere potesse la remissione de Deo. Molti dician: no basta al mal tolto il meo. Tanto ciascun uomo si gia con sua coscienza e giano allo prete a prendere penitenza. Molto ne fu rennuto e promisso in presenza, e molti perdonarono a chi li gio reverenzia. Tutto tame non voll'io lu cor d'altri giudicare. Beato chi ha potuto la grazia guadagnare. De quando io ci fui vi voglio recontare le cose che io vidi e caro da mangiare.
Professor Colapietra, quel gioiello di arte medioevale che era il centro storico dell'Aquila è stato ferito a morte dal terremoto del 6 aprile del 2009. Se andrà bene, ci vorranno molti anni per recuperarlo, ma la ricostruzione ci potrà mai restituire il genius loci che si respirava fra quelle antiche pietre, l'atmosfera del tempo e del luogo, le mura, i palazzi che raccontano di una storia antica, di un popolo generoso? Come si pensa di mantenere la storia dovendo adeguare gli edifici alle norme antisismiche? La stessa parte della domanda, la parte finale, poi la rivolgeremo anche al professor Foscolo. Professor Colapietra. Al di là dell'emozione che qualsiasi aquilano prova sentendo la cadenza, la cantilena di Buccio che è così vicino allo spirito di noi aquilani, c'è un elemento che ha colpito profondamente, spero, tutto l'uditorio, e io vorrò richiamare la sua attenzione proprio su questo elemento, e cioè l'episodio che è stato posto alla vostra attenzione, sottolineato di fatto, senza bisogno che io lo enfatizzi, perché di per sé emerge il senso comunitario, quella virtù grazie alla quale non solo i castelli nel loro numero più o meno leggendario di metà 200, ma tutta la comunità aquilana si sentì stretta, si sentì raccolta fin dai primi decenni del 200, allorché ci si rivolse al Papa Gregorio IX, e poi in seguito, quando si ebbe il diploma di riconoscimento di Corrado IV, e in genere in tutto il movimento di conurbazione di metà 200, questo senso comunitario, quello che ha tenuto insieme i castelli che hanno partecipato alla nascita della città e che hanno dato vita costantemente a presenze che sottolineano questo aspetto, questo desiderio, questa esigenza di vivere insieme e di non separarsi. Se voi pensate che il primo monumento importante, che resta tra i più significativi non solo, ma anche tra i più cospicui dell'arte aquilana, è la Fontana della Rivera, impropriamente chiamata, delle 99 candele, che ha una funzione comunitaria, non è lo splendore della Fontana Maggiore di Perugia, che sorge tra il Palazzo dei Priori e la Cattedrale di San Lorenzo, a dare ai posteri il senso, l'esempio dell'arte sovrana di Nicola Pisano. No, è una grande costruzione che serve al popolo, serve alle lavandaie e serve ai conciatori del Borgo della Rivera, cioè serve a tutti, in cui c'è anche l'arte scultorea dei discendenti della scuola di Nicola Pisano, quella tradizione laica, ghibellina e sveva, a cui Ferdinando Bologna tiene particolarmente per dimostrare che gli angioini avevano potuto ottenere una tradizione architettonica dagli architetti francesi che San Luigi mandava al fratello Carlo d'Angio, ma quando a scultura i mascheroni del lato sinistro della Fontana della Rivera, che sono particolarmente pregevoli e ci danno la sensazione ancora della sopravvivenza e della fioritura della scultura laica di Federico II. Ma al di là della Fontana della Rivera, che sorge fra l'altro proprio nel nucleo insediativo originario delle acquette dell'Aquile che sorgono e salgono poi verso la collina, e il primo documento che ci è tramandato dalla raccolta ufficiale dei diplomi aquilani fatta a metà 600, che è quello del 1304, e nel 1304 questo documento attesta il mercato quotidiano che si teneva nella piazza del mercato, oggi è da tempo impropriamente chiamata piazza del Duomo, e la nettezza
che si richiedeva alla fine di ciascuno di questo mercato quotidiano, cioè qualche cosa di civiltà, di nettezza, di politezza, proprio di una città già fortemente consapevole della sua natura e anche della necessità di presentarsi con una certa sostenutezza civile già nei suoi primi decenni. E del resto, non a caso, a sole 24 ore dalla bolla dell'indulgenza di Celestino V, nel 1294 il re Carlo II aveva stretto in una unità fiscale i castelli che avevano dato vita ad Aquila, sicché da allora in poi tutti questi castelli non avrebbero più avuto un loro nome specifico, ma Aquila non cupetur. Da ora in poi si chiami Aquila e solo Aquila davanti al re, davanti al fisco, e naturalmente questo sentimento di unità, di compattezza, che dura nei secoli e dura fino agli spagnoli, non a caso, cioè a questo discrimine, a questa cesura che solo gli spagnoli hanno potuto dopo 250 anni infliggere alla comunità aquilana. E di questo senso comunitario non a caso si rendono testimoni e autori e interpreti i cronisti, che non sono solo Buccio di Ranallo, i cronisti aquilani sono una dozzina e arrivano dai tempi di Buccio, morto nel 1363, a Prospero Pica e a Gianvincenzo Basili, molto meno noti di lui, ma che arrivano alla metà del Cinquecento. Per oltre due secoli Aquila ha un seguito di cronisti che scrivono in latino e in volgare, che scrivono in versi e in prosa, che sono ecclesiastici e sono laici. Tutti però hanno questo sentimento di rendere testimonianza, di rendere notizia, di interpretare, di narrare la storia comune della loro città, nella quale città c'è il popolo a cui appartiene Buccio, ma già nei primi decenni del 300 e quindi con notevole precocità nascono le arti, cioè le arti che danno a questo popolo una struttura gerarchica in cui il povero Buccio non si ritrova, perché lui è un piccolo proprietario di campagna, e quindi queste cose più moderne, più dinamiche, più di tipo toscano, fiorentino, che implicano anche una subordinazione all'interno della struttura delle arti, e gli appare troppo moderno. Negli ultimi anni le notizie le va a prendere in piazza, come avrebbe fatto chiunque di noi, andare a pettegolare in piazza per sentire che cosa si dice del sindaco e degli assessori. E così faceva anche Buccio negli ultimi anni, e parla molto più delle vicende di Napoli o della Puglia o di fuori Abruzzo che non di Aquila, perché là gli arcana imperi si hanno all'interno del municipio e là le cose si risolvono. E poi in seguito si sarebbe avuto tutta questa struttura che culmina appunto in queste vicende, in questa particolare auctoritas delle arti, che a differenza di ogni altra città meridionale, compresa Napoli, conferisce alle arti non solo una presenza, un'influenza, un'incidenza economica e sociale, ma politica. E questa è la grande importanza effettivamente della storia medievale dell'Aquila. I cinque delle arti non sono solo i rappresentanti dei lanaioli, dei conciatori e degli argentieri, che sono le più floride naturalmente delle arti, ma sono i capi della città, sono coloro che rappresentano davanti al re, davanti al fisco, davanti alla politica e davanti all'Italia intera questa realtà. Realtà che, ripeto, per non andare troppo per le lunghe anche nel caso mio, viene interrotta solo dall'assolutismo spagnolo. Vedete, è significativo, è molto degno di nota che nello spazio di due anni, guardate bene, due anni, 1542-1544, contemporaneamente si termina il castello, cioè questa grandiosa, visibile, tangibile presenza di una strapotenza imperiale, quale è quella degli spagnoli. Si elimina il regime delle arti, che viene cancellato dal viceré Toledo, si porta a termine, come ultimo segno della libertà aquilana, la facciata di San Bernardino. Ecco, se voi vedete questi episodi che si susseguono nello spazio di due anni, vi danno la sensazione della fine di un'epoca, la fine della città doviziosa e di dominio, come diceva Antinori, e l'inizio di un'altra epoca, cioè la città
povera e di servitù, come disse anche Lanzinori. Non era povera. La città, almeno per tutto il Cinquecento, anche al di là dell'episodio di Margherita d'Austria, proprio per la presenza dei mercanti fiorentini, della lana, dei mercanti tedeschi, dello zafferano, degli stessi banchieri genovesi e napoletani che erano legati alle difficili situazioni finanziarie della città, aveva una sua vivacità culturale, anche politica e economica. Col 600 effettivamente comincia una decadenza. Decadenza che trova un banco di prova, peraltro, nel grande terremoto del 2 febbraio 1703, che porta via un terzo della popolazione. Questo sia detto non per fare, diciamo, dei paragoni che sarebbero di pessimo e crudele gusto, ma l'annientamento demografico che si ebbe nel 2 febbraio 1703, a cui corrispose peraltro dopo pochi mesi, da febbraio a maggio 1703, la constatazione da parte del governo, attraverso il suo vicario generale, Marco Garofalo, Marchese della Rocca, che la città si stava riprendendo, che i cittadini non si erano allontanati, i cittadini tenevano il mercato, aveva ripreso, le strutture comunali avevano una loro sia pure pallidissima vitalità, e che quindi piuttosto venivano dalle campagne, venivano a trovare occasione di lavoro, di vita, di sopravvivenza in qualche modo, che non abbandonare la città. Quindi il piano, il disegno, il mito di un abbandono della città, particolarmente sollecitato soprattutto dallo Stato Pontificio per la vicinanza a Roma e la possibilità che aquilani, come facevano del resto tradizionalmente durante l'inverno, si trasferissero in grande numero a Roma per i lavori e nell'agro per lavori di vario genere, e allora la città venisse a spappolarsi definitivamente. Questo non avvenne. E la città, sia pure molto faticosamente, sia pure perdendo molto di quello che era stata la tradizione proprio della nettezza, della limpidezza di cui vi ha parlato l'acquedotto, un'altra delle grandi costruzioni dell'epoca di Buccio, e Buccio ne parla, è l'acqua portata facendola salire dal basso in alto, quindi anche con costruzioni dal punto di vista tecnico per l'epoca difficili, per raggiungere le grandi piramidi dell'acqua che stavano a capopiazza, da cui usciva l'acqua che nettava poi, come abbiamo detto, il mercato quotidiano. Sono cose di primo 300, quindi cose di veramente avanzata sensibilità civica e sociale. Nel 700 non è più così, gli animali neri, cioè i maiali, vanno girando per le strade dell'Aquila. Quindi c'era un buco nero, nero dal punto di vista degli animali, se non altro, al di là delle distruzioni, al di là delle rovine. Poi c'è stata l'Aquila praticamente che abbiamo conosciuto. C'è però nel 700 questa presenza che va ricordata accanto a quella singolarità comunitaria dei cronisti di cui vi facevo menzione poc'anzi, e cioè la splendida fioritura artistica dell'architettura aquilana del 700. Non c'è nessuna città del Mezzogiorno, mi sia consentito dirlo senza inutile orgoglio o presunzione, sapete non fa parte del mio temperamento, ma c'è solo Trani e si è reso onore a questa bella ed illustre città pugliese. Solo Trani, fra le città di provincia si intende, ha un'architettura civile settecentesca, tardo barocca, così importante e così notevole come Aquila. Quindi si ottenne un risultato importante su, e questo sia notato però con forza, mi avvio alla conclusione, su un impianto urbanistico che era restato intatto. Questo si è detto sempre. Sulla piazza del mercato a metà Cinquecento, nella descrizione di Mariano Vareri, che era un umile sarto, confluivano 15 strade. 15 strade confluiscono ancora oggi, perché la piazza del mercato era il centro urbanistico della città. Questo è il grande problema, questo è quello con cui dobbiamo misurarci adesso, perché oggi 15 strade non convergono sulla piazza.
questo è stato sempre. Allora sentiamoci almeno presenti in questo momento. Io spero, confido, sono certo che molti, per non dire tutti voi, almeno voi aquilani, mentre io sto parlando, voi ci state in piazza. Perché lo sentite che stiamo là, e là dobbiamo trovarci, là dobbiamo riunirci, là dobbiamo avere la sensazione di vivere. Questo naturalmente fa parte di un futuro. Io sono stato, come tutti sapete, ai limiti del pittoresco. Io sempre mi sono considerato come, credo che ancora una certa sensibilità, almeno nelle persone più anziane o vecchie addirittura come me, abbiano questa familiarità con i personaggi del melodramma, dell'opera lirica. Io mi sono, per il modo con cui sono vissuto, mi sono avvicinato al filosofo Collin, ricordate della Bohème di Puccini, quello che canta Vecchia Zimarra, la vecchia Zimarra che viene impegnata al Monte di Pietà per aiutare Mimì e Rodolfo che si trovano in male acque. E allora questo filosofo stoico, ecco, questo vecchio stravagante che io sono stato e ci tengo a esserlo stato, perché sono stato buon discendente di coloro che non avevano abbandonato la loro città, e con gli steccati, ma anche con un Lalle Camponeschi che in queste circostanze non solo non si è visto, ma ha detto l'opposto, perché non ha detto rimanete in città e anzi vi si chiudo dentro, ma ha detto andatevene, e ha fatto sì che la debolezza psicologica diventasse un danno per tutta la città, e questo mi limito a constatare e non dico altro. Grazie professor Colapietra, come sempre appassionato e che appassiona e senza sconti. Sentiamo adesso ancora un canto della corale Fontevetica, Nostalgia, e poi un sonetto breve di nuovo di Buccio di Ranallo che parla del buon governo. Ed è interessante, con cui introdurremo poi la domanda successiva. Ed ora un brano legato al ricordo. Il repertorio abruzzese accoglie sovente questo tema. Gli abruzzesi, come tutti gli italiani, furono un popolo migrante. La tradizione del canto popolare dedica particolare attenzione al sentimento che coglie quanti vivono lontano dal proprio paese d'origine. A chi lascia la propria terra, a chi lascia la propria città, il ricordo di particolari immagini e azioni svolte quotidianamente è particolarmente vivo e fa tornare alla memoria i propri luoghi del cuore. Nostalgia. Thank you.
quindicesimo sonetto di Buccio di Ranallo, se noi fossimo equilibrati riguardo alle cose del comune, cioè riguardo alle cose dell'amministrazione, della pubblica amministrazione, dell'amministrazione della cosa comune e del bene comune. Barbara Chiarilli. Il quindicesimo sonetto tira le orecchie direttamente agli aquilani. Se noi fossimo equilibrati, vivremmo benissimo in questa terra. E al posto del bianco non si farebbe intendere il nero, né assumerebbe il potere qualche matto, qualche folle che avesse il sopravvento sugli altri. Questa città non soffrirà mai così tanto oltraggio come quello che oggi l'affligge. Ma abbiamo certa gente dentro il comune che per il nostro bene, 100 di loro ne valgono uno. Nel sonetto sedicesimo invece se la prende direttamente con i consiglieri e dice: quando qualcuno si alza per parlare, fare proposte di legge che vanno contro la legge stessa, dovete denunciarlo, dice Buccio alla fine del sedicesimo sonetto. A chi maldice dite maldicisti. E adesso ve li leggo. Barbara, leggi solo il quindicesimo sonetto, sì. Adesso poi il sedicesimo dopo. Va benissimo. Se noi fossimo un velle e uno nolle, spezialmente a cose del comune, e amasse so onore ciascheduno, e fosse firmo e costante, non molle, sedremo sì bene in questo colle, come altra terra che saccia onde uno, e dello chiaro non se faria bruno, né sopraria alcun matto né folle, non soffrirà mai cotanto oltraggio quanto ha sofferto e quanto se li face, né faria treuto né omaggio ad altri che a lui recomo li agiace. Un adamento lo andò per usaggio e ciascun uomo se visserà in pace. Ma avemo certi genti nel comune che per lo bene nostro 100 non vale uno. Questo sonetto ci permette di introdurre e di proporre un quesito sia al professor Redi, archeologo, che all'ingegner Foscolo, che è il preside della facoltà di ingegneria. Il professor Redi, i suoi studi affondano nella conoscenza dell'archeologia cristiana e medievale. Qui, in questa terra segnata dal martirio di un terremoto devastante, si può ancora sperare nella politica? In quella politica che, per dirla con le parole di Papa Paolo VI, sembra un secolo fa, essendo fratellanza, stiamo parlando di politica, essendo fratellanza il governo della condizione umana dovrebbe essere la forma più alta della carità. E ad entrambi, il professor Foscolo e il professor Redi, la domanda è: Quanto, il mondo dell'università con i propri saperi e professionalità è stato coinvolto richiedendo la consulenza degli esperti nelle varie discipline, nel pensare ad un progetto a lungo raggio per la ricostruzione dell'intera città? E al professor Foscolo in particolare, in questo cimitero di pietre è ancora oggi il centro storico dell'Aquila, forse è proprio da qui che devono partire un impegno e una morale nuova perché l'ineluttabile possa essere in qualche modo contenuto e governato? Si può ricostruire una città senza avere un'idea di città? C'è un convegno che è iniziato alle 2:30, un seminario che ha luogo in una sala della Fondazione della Cassa di Risparmio, rivolto a tecnici, imprenditori. Il titolo del seminario è Resistenza antisismica ed efficienza energetica.
sistemi costruttivi ad armatura diffusa. Allora, come possiamo rispettare le leggi sulle costruzioni e fare case che non crollano e salvaguardare tutto quel patrimonio? Fabio Redi e poi a seguire l'ingegner Ugo Foscolo. Io risponderò con delle immagini, se mi è consentito, e poi con un aneddoto. Allora, una bella domanda mi ha fatto il professor Di Croce e lo ringrazio ovviamente insieme alla collega Giusy Pitari per avermi invitato. L'archeologia medievale nasce agli inizi degli anni 70, proprio in piena ricostruzione già avanzata post-bellica, in situazioni di emergenza, in situazioni di crisi, in situazioni di ricostruzione, con opere pubbliche appunto legate allo sviluppo delle città, in particolare dei centri storici, dopo i disastri, i bombardamenti, i disastri della guerra. E nasce fra l'altro come archeologia del costruito. A quei tempi si chiamava archeologia del sopravvissuto, ma è un termine improprio, brutto, che è stato poi presto modificato, archeologia del costruito. E allora noi venendo qui all'Aquila a lavorare con l'Università dell'Aquila dal 1994 abbiamo iniziato un lavoro di rilievo, analisi, indagine del tessuto e degli edifici, a partire da quelli monumentali e anche quelli civili, quelli militari, le mura, le fortificazioni, eccetera. E vi mostrerò quindi, permettetemi rapidamente, qualche esempio, proprio perché vi possiate rendere conto del patrimonio di documentazione che abbiamo accumulato in circa 10 anni di lavoro prima del terremoto e rendiamo disponibile a chi interverrà nella ricostruzione, nel restauro, nella ripresa, nel rilancio della nostra città. Devo dire però che al momento non è interessato a nessuno dei nostri amministratori, dei nostri urbanisti, dei nostri costruttori. Qui vedete sulla destra dell'immagine appunto la facciata della chiesa sulla quale sono state individuate, riportate e numerate tutte le unità stratigrafiche murarie. Cosa sono? Sono tutte quelle azioni dell'uomo, ma anche di eventi traumatici come terremoti appunto del passato, che hanno lasciato una traccia, un segno. Sulla destra quindi abbiamo l'orto fotopiano della facciata, sulla sinistra il grafico, la lettura del fenomeno. Vado veloce, qui prendiamo per esempio la chiesa di San Marciano e Nicandro, vedete ogni chiesa ha la sua scheda con la pianta del fonticolano di riferimento, con la pianta catastale, con la pianta attuale, il rilevamento e con l'individuazione dei corpi di fabbrica, la sua facciata, quella che abbiamo visto prima con le unità stratigrafiche, il rilievo effettuati con le attrezzature più moderne, più sofisticate, le stazioni totali, lo Z-scanner, eccetera, eccetera. E qui forse si legge un po' male, ma questo è il matrix, cos'è? È il diagramma stratigrafico nel quale appunto sono riportate tutte le relazioni stratigrafiche, quindi cronologiche, fra le diverse azioni individuate in questo prospetto, in questa lettura dell'edificio. Poi un esempio abbiamo visto di una chiesa, tutta la stessa operazione abbiamo compiuto in gran parte dell'edilizia civile. Case, no? Palazzi, edilizia minore, tutto il tessuto cittadino. E anche qui appunto il diagramma, e vedete, questo è solo uno stralcio di una scheda nella quale ogni unità stratigrafica, ogni numero viene descritto, viene analizzato, viene collocato in una relazione
contestuale. Qua vedete un altro edificio, la silhouette di un'automobile davanti, con la lettura appunto delle fasi, degli eventi, anche appunto cedimenti, il quadro fessurativo, prima ancora che se ne parlasse dopo il terremoto, avevamo elaborato queste letture, la diagrammazione, il rilievo, appunto il diagramma, il matrix, e la scheda, e così via. Ora ve ne scorro solo qualcuna, ma pensate, insomma, quasi tutto è stato censito, è stato analizzato con questo rigore che, insomma, potete constatare, potete toccare con mano. E possiamo andare veloci, questo è il lato della cattedrale, no? Le mura, chiesa di Tornimparte, San Vito alla Rivera, il solito diagramma, la solita scheda, le solite piante, San Quinziano e giù, io, insomma, ve ne potrei far vedere un'infinità. Vorrei, ecco, farvi vedere anche, oltre all'edilizia ecclesiastica, che sicuramente fa la parte del leone perché è la più rappresentativa, la più monumentale, anche le mura, quindi l'edilizia civile militare, quindi questa è la porta di Roio. Oh, tutto questo prima del terremoto, quindi vedete che patrimonio di informazioni abbiamo. E vabbè, qui potrei continuare all'infinito, potrei anche a questo punto, grazie, ma non ho, diciamo, terminato. Voglio a questo punto farvi ancora mostrare, scusate, faccio una rapida marcia indietro, anche che di ogni paramento murario è stata fatta la lettura della lavorazione delle pietre, della tecnica costruttiva, di tutto. Vedete qua, ecco, ogni pietra è schedata, la lavorazione a scalpello, a gradina, insomma con tutti gli strumenti che sono stati utilizzati all'epoca della costruzione e della lavorazione. Poi l'atlante delle tecniche murarie debitamente schedate una per una, e vedete quante e quali varietà. Quindi un lavoro che poteva essere disponibile per chi è chiamato a intervenire nel restauro e nella ripresa della costruzione della città. Ecco, l'aneddoto che voglio raccontarvi, prima di concludere, in pratica è questo. Negli anni 80, 85, 86, 87, a Siena si stava operando nel restauro del monastero di Santa Maria della Scala, l'ospedale cittadino di Santa Maria della Scala, che occupa un intero isolato cittadino, un comparto, diremmo, della città di Siena. E il grande architetto e urbanista De Carlo aveva organizzato una summer school alla quale aveva chiamato a partecipare tutte le menti più eccelse di architetti e di urbanisti di tutto il mondo, e si esercitavano studiando cosa farne di questo edificio, di questa struttura, come restaurarla, come riusarla, quale destinazione, quali tecniche, quali modalità di intervento. In questo seminario venne anche invitato un celebre archeologo romano, Andrea Carandini, a tenere un seminario. Allora, mentre che prendeva visione di quello che stavano facendo questi grandi urbanisti, venne spontanea la domanda che rivolse a De Carlo, dice: sì, ma su quali basi conoscitive, su quali basi cognitive operate, progettate, proponete cosa fare di questo insigne monumento? Quali sono i documenti anche cartografici, grafici, no, di cui disponete per fare tutto questo? E De Carlo, un po' ingenuamente forse, mise davanti a Carandini una pianta peraltro in una scala molto grossolana, molto ampia, scarsamente dettagliata, quindi praticamente nulla. Fondare, costruire sulla sabbia. Carandini allora sbottò con questo
diciamo, paragone con questo esempio. Dice: immaginatevi che a un certo momento scenda sulla Terra un marziano e in qualche modo faccia capire agli abitanti di dove si trova che sta male, che c'ha un problema di salute. Chiama un chirurgo, il chirurgo viene, interviene, comincia col bisturi a sezionare, a tagliare, cercando il centro propulsivo della vita di questo marziano, in alto a destra non trova nulla, perché magari ce l'ha invece in basso a sinistra, in una propaggine, no? Questo chirurgo è bravissimo, conosce benissimo l'anatomia umana, ma non conosce un bel niente dell'anatomia del marziano e interviene così a scatola chiusa, facendo morire ovviamente il marziano. Carandini a questo punto, al termine dell'esempio, dice: voi siete come questi chirurghi che operate su un marziano. E questo è il messaggio che io voglio lasciare, ahimè, ai nostri grandi urbanisti chiamati spesso da fuori, dalla Svizzera, da destra, da sinistra, che arrivano all'Aquila e forse con la cognizione dell'anatomia del marziano cominciano a proporre interventi. Qua abbiamo un'università dell'Aquila che modestamente opera, lavora da 10, 20 più anni sul territorio, sulla città, che ha accumulato conoscenze e che invece è sistematicamente tenuta fuori da qualsiasi intervento. Grazie per l'attenzione. Ingegner Foscolo, non vogliamo essere tenuti fuori e non vogliamo costruire a scatola chiusa sulla sabbia. Le domande le ho già fatte prima. Prego. Sì, chiedo scusa. Faccio da passa. Grazie delle domande. Innanzitutto, prima di entrare, diciamo, nel cuore dell'intervento, io vorrei dire una cosa a nome di tutta la facoltà che ho l'onore di rappresentare, cioè che noi siamo molto orgogliosi di avere avuto tra i nostri studenti Giuliana, una degli studenti più brillanti che abbiamo avuto. E siamo molto grati alla Fondazione Giuliana Tamburro per aver voluto mettere diciamo, questo elemento anche alla base dell'appropriazione, perché vorrei rendere noto a tutti, magari molti non lo sanno qui, che la Fondazione Tamburro si è fatta promotrice di ben 10 borse di studio da 5.000 euro ciascuna agli studenti della Facoltà di Ingegneria, e quindi è proprio partita da questo elemento, dalla formazione dei giovani, e questo, come dirò adesso, penso è forse uno degli elementi più importanti sui quali partire per la ricostruzione e lo sviluppo di questo territorio. E venendo più direttamente al tema, nel titolo di questo convegno prevale la parola futuro, naturalmente con un punto interrogativo, perché penso nessuno di noi è in grado di delineare in modo preciso il futuro che sta di fronte a noi, a questa città, però una cosa è certa, che questo futuro sicuramente si coniugherà in modo molto stretto con scienza, tecnologia, innovazione, e questo penso sia un dato importante. Vorrei a questo proposito fare due riflessioni. Noi nella storia di alcuni importanti disastri naturali, in particolare terremoti che sono stati in Italia, c'è stato sempre diciamo, attenzione alle strutture, alle istituzioni delegate alla formazione, in particolare alla formazione di alto livello, alle università. Per esempio in Friuli, a Udine, è stata fondata un'università dopo il terremoto, lo stesso è successo nelle zone interne della Campania, anche in Basilicata, a Potenza,
e alcuni dei maggiori esperti che collaborano con la protezione civile si sono formati proprio in quei luoghi, e anche Ancona possiamo ricordare, si rafforzò il polo universitario con la nuova sede della facoltà di ingegneria. Questo, diciamo, non è casuale, no? Mostra come in questi casi, cioè nel momento in cui bisogna affrontare problemi diciamo straordinari, nel senso che sono al di là dell'ordinario, fa riferimento a strutture di alta formazione è una costante, e evidentemente questo ha un significato. E poi un'altra riflessione relativa a questa nostra ricostruzione, a quella che stiamo vivendo da 2 anni e che, come ci dicono, continuerà ancora a lungo, e spesso si parla delle difficoltà legate ai flussi finanziari, le difficoltà amministrative, che peraltro dai sonetti di Buccio abbiamo visto non essere un fatto solo dei nostri giorni. Io direi ci sono anche difficoltà proprio di natura tecnica. L'intervento su come giustamente diceva il nostro coordinatore, l'intervento su edifici di epoche antiche, ma anche su edifici moderni con strutture in cemento armato, che hanno subito però danni notevoli alle strutture, è un fatto importante dal punto di vista tecnico, che chiama il progettista a un lavoro particolarmente delicato e impegnativo. Vorrei qui ricordare che una delle prime conseguenze del terremoto dell'Aquila a livello normativo è stata l'entrata in vigore in tutta Italia di una nuova normativa, appunto per l'edilizia, che recepisce alcune direttive europee e che nel nostro paese era rimasta un po' ferma, e la tragedia del 6 aprile del 2009, diciamo, è stata l'occasione per spingere l'entrata in vigore di questa normativa. E questa normativa si caratterizza rispetto al passato, penso, per 2 fatti fondamentali. Uno è l'interazione tra l'edificio, tra il costruito e il suolo dove si va a costruire. Un pochino ne parlava anche il collega Fabio Redi prima, mi pare. Un elemento che spesso era stato diciamo dimenticato o sottovalutato, no? A base delle azioni di ricostruzione c'è il processo cosiddetto di microzonazione sismica, cioè caratterizzare la risposta sismica a livello locale. Noi all'Aquila abbiamo capito molto bene, abbiamo visto molto bene che il modo in cui gli edifici hanno risposto alle sollecitazioni del sisma sono stati diversi, e sono stati diversi non solo per problemi strutturali, ma anche per la tipologia del suolo dove erano, proprio a livello locale. E questo è un fatto molto importante, un fatto sul quale in particolare noi ci siamo impegnati, ovviamente essendo una facoltà universitaria, non solo nel collaborare prima con la Protezione Civile, ora con l'autorità regionale, il commissario, il presidente della regione Abruzzo, alla caratterizzazione appunto sismica del territorio, ma anche nella direzione della formazione, cioè introducendo queste materie nei corsi seguiti dai nostri studenti, i quali sono chiamati, ovviamente considerati anche i tempi della ricostruzione, a essere presto professionisti e attori di questa ricostruzione. E l'altro elemento anche importante che a mio avviso c'è in questa normativa, io premetto sono un ingegnere industriale, quindi non un ingegnere civile, quindi guardo un po' le cose esterno, però un altro elemento importante è la centralità che viene data al progetto. Il processo edilizio nel nostro paese forse troppe volte, anche per motivi di tradizione, no? Ha visto prevalere l'esperienza del mastro, l'esperienza della ditta,
no, costruttrice, no, la quale spesso si è trovata a dover adattare, tra virgolette, il progetto a difficoltà, a variazioni che non erano previste nel progetto stesso. Ora c'è il requisito, no, ci sono requisiti più stringenti sull'attività del progettista, e questi sono, a mio avviso, fatti importanti che possono caratterizzare la ricostruzione dell'Aquila come un fatto innovativo, non solo nei confronti del territorio al quale si rivolge tutta l'attività di ricostruzione, ma in generale per tutto il nostro paese. E vorrei dire anche che tutto questo ha fatto sì che forse sta un po' cambiando anche in questa città la sensibilità nei confronti dell'università stessa. All'Aquila l'università è stato un fatto molto importante, direi, nell'ultimo decennio. L'università esiste da oltre 50 anni, circa, all'Aquila, almeno in termini moderni, per non ricordare, diciamo, no, la storia. È un'università moderna, esiste all'Aquila da circa 50 anni, però forse nella maggior parte, soprattutto nell'ultimo decennio, aveva assunto le caratteristiche importanti, direi quasi motore sociale ed economico della città. Quindi quasi 30.000 studenti, no, iscritti all'Università dell'Aquila, una città di 65.000 abitanti, quindi diciamo una città universitaria. Però molto spesso si vivevano soprattutto gli aspetti, diciamo, quantitativi di questa presenza dell'università, cioè gli studenti che affittano le case, gli studenti che vanno fuori a mangiare, che si divertono la sera, eccetera. E adesso penso stiano emergendo anche fatti, e questo lo considero un aspetto positivo, anche, direi, i vantaggi sul piano culturale, scientifico della presenza di un'università. Certo, come denunciava prima il collega Fabio Redi, è un cammino difficile, no? Io forse, lavorando in una facoltà di ingegneria più diretto contatto con i problemi dell'oggi, lo avverto di più di un archeologo come il professor Redi, però penso che sia un elemento da sottolineare. E vorrei menzionare qui due iniziative, no, in cui è anche impegnato il nostro Ateneo, non solo la facoltà. È stato costituito un centro sulla sperimentazione edilizia, un centro che non è solo un centro di ricerca, è anche un centro a servizio dei problemi della ricostruzione. Qui è stato menzionato prima la famiglia Camponeschi, il Palazzo Camponeschi, che è al centro dell'Aquila, sarà forse uno dei primi che andrà in gara, e l'università, appunto, attraverso questo centro ha consegnato al provveditorato opere pubbliche tutti gli elaborati. È chiaro che non è un'azione, come dicevo, semplice, perché negli edifici antichi non c'è solo il fatto della tecnologie, diciamo, diverse da quelle odierne, ma c'è il fatto anche storico dell'accumulazione di diverse tecnologie nel tempo, perché ovviamente gli interventi si sono succeduti in epoche storiche diverse. Quindi nel momento in cui il danno è talmente grave da porre all'attenzione un intervento globale sull'edificio, potete immaginare che le competenze sono notevoli. Infatti si è operato insieme con la sovrintendenza, non sono solo competenze, diciamo, di ingegneri, no? Ma sono, come giustamente veniva sottolineato, anche riguardanti la storia degli edifici e quindi della città. E poi anche vorrei aggiungere un altro elemento. Il terremoto ha colpito l'Aquila purtroppo in una fase difficile della sua, diciamo, vita sociale ed economica, come è stato
ben messo in evidenza da molti studiosi, in particolare il professor Leon, economista noto, che collabora con il presidente della regione, e gli indici economici di questa zona erano piuttosto in calo già prima, un po' tutti gli indici che gli economisti prendono a riferimento per caratterizzare la situazione, già prima del terremoto. Quindi il problema che abbiamo di fronte non è solo il problema della ricostruzione, ma il problema anche di capire, come giustamente nel titolo di questo convegno, no, quali devono essere le basi per lo sviluppo futuro di questa città, cioè ricostruire perché, per quale tipo di sviluppo. Ecco, nell'ambito universitario si è creato proprio un gruppo di lavoro che ha affrontato queste tematiche, sta lavorando anche in collaborazione con l'unità tecnica di missione per dare un contributo in questa direzione. L'Aquila, penso, ha la fortuna di avere un'università che è abbastanza poliedrica come competenze, perché ovviamente non c'è solo la facoltà di ingegneria, c'è ingegneria, medicina, lettere, psicologia, anche economia, e quindi c'è la possibilità di dare un contributo di carattere globale, cioè riferito alle prospettive, e su questo si sta lavorando e si sta cercando di coordinare un po' varie espressioni del territorio proprio di fronte a questo progetto. Questo risponde anche un po' alla problematica, diciamo, amministrativa, cioè, come è noto a tutti, ci sono difficoltà comprensibili peraltro, no? A livello amministrativo, sulle competenze, i diversi tipi di interventi, a volte i contrasti nel modo di vedere di diverse amministrazioni. Penso che il compito nostro, come struttura, direi, di cultura, è quello di porre al centro quelle che sono i problemi più veri, no? E riuscire a far convergere le volontà di varie istituzioni di fronte, intorno a un progetto che, come è stato sottolineato già negli altri interventi e come ricordava Cola Pietra, sicuramente non può vedere l'abbandono, no? Non solo fisico del centro storico, ma l'abbandono delle vocazioni anche storiche e culturali espresse da questo centro. E per concludere vorrei dire, come tutti noi siamo consci, che sicuramente sono i nostri giovani che saranno i protagonisti della nuova Aquila. Noi, almeno della mia generazione, no? È toccato il compito di dover affrontare l'emergenza e di ripristinare, no? Le strutture che preesistevano al terremoto. Però ai giovani tocca far ripartire questa città. Noi che lavoriamo a contatto giornaliero, no? Appunto con i giovani, possiamo dire, mi sento personalmente di dire una cosa, che c'è grande entusiasmo tra i giovani. Il fatto stesso che la scelta di questa università di ricominciare da subito la propria attività all'Aquila, non cedere alle lusinghe di chi magari offriva situazioni logisticamente più vantaggiose, diciamo così, nell'immediato, fuori, questa scelta è stata ben compresa tra i giovani, i quali, come voi tutti sapete, penso, hanno in gran parte confermato la loro volontà di studiare all'Aquila, di essere presenti addirittura in alcuni corsi di laurea come l'ingegneria civile, appunto direttamente coinvolti. Abbiamo avuto un incremento delle immatricolazioni rispetto a prima della tragedia del 6 aprile 2009, e questo rende l'idea, secondo me, di quanto i giovani abbiano colto anche le sfide, la possibilità di confrontarsi con delle sfide reali,
un fatto che entusiasma, penso, e può essere, diciamo, la molla dello sviluppo di questo territorio. Grazie. Il prossimo canto si intitola Arvì, che se ricordo ancora l'abruzzese, io sono andato via quando avevo 13 anni, ma vuol dire ritorna. Molti studenti non se ne sono andati, sono rimasti accettando la sfida, noi speriamo che tornino anche quelli che per motivi organizzativi, familiari o per altri mille motivi hanno ritenuto di dover cambiare sede universitaria. Speriamo nel loro ritorno, nel ritorno delle loro energie fresche e delle loro intelligenze fresche. Arvì, Piera. Ritorna, ritorna, ritorna! È il grido di speranza di chi aspetta qualcuno, di chi aspetta i propri cari, dopo anni di attese e promesse. È la storia di esistenze separate, sovente dalla necessità dell'emigrazione in terra straniera. Un classico del repertorio abruzzese, legato al tema dell'amore e della lontananza forzata, che la corale Fontevetica accentua nell'esecuzione con il suo caratteristico modo intimista e raccolto. Arvì. Il sedicesimo sonetto è diretto proprio ai potenti e anzi ai consiglieri del comune e dice: lasciate pure parlare, bui consiglieri, che avete caro il vostro onore. Quando si alza qualcuno che si presenta con intenzione maligna, propone decisioni contrarie al pubblico bene, con belle parole e false argomentazioni, ebbene, lo dovete contraddire immediatamente e avete la scusa perché siete stati eletti e avete giurato, dovete farlo per il bene pubblico. Non concedete ai superbi e ai matti di avere il sopravvento.
altrimenti diverreste traditori di quel giuramento. Dunque non restate lì, sui vostri scanni, muti, rassegnati. Dovete urlare e a chi dice cose scorrette dite: tu parli da persona scorretta. Lasciate uscir le parole de bocca, bui consiglieri che amate onore, quando se leva alcuno dicetore che con malizia alla ringera abbrocca, e lo contrario dello bene tocca, con buon parole e con falso colore, tutti li contradicate a remore, che non dispiace a Dio che lui rabbocca. La scusa avete, che avete giurato, ludi che consiglieri foste fatti, de consigliare lo migliore stato. No concedate a superbi e macti, perché ciascuno foria spreiurato, de pena poi con Dio fecerà pacti. Or, non seate per muti e per tristi, a chi maldice, dite maldicisti. Questo sonetto ci permette di introdurre l'intervento del nostro amico Giuseppe Caporale, cronista, scrittore molto attento alle vicende aquilane e con una missione importante, quella del comunicatore, quello che deve dire e deve denunciare. L'Italia non sa, Giuseppe, cosa ne è oggi dell'Aquila, 2 anni dal terremoto. Informazioni contrastanti ci vengono fornite dai media nazionali che da tempo hanno levato le tende dalla città, contribuendo a spegnere i riflettori, giustamente tu chiami l'Aquila il buco nero, su una zona che invece ha bisogno oggi più che mai dell'attenzione da parte della popolazione italiana e delle istituzioni. Ci sono giornalisti disposti a vivere sui territori disagiati per garantire una cronaca veritiera ai cittadini, come tu stai facendo? La grande sfida delle comunicazioni a venire deve puntare sui contenuti. Non basta lo splendore dei mezzi, internet, multimedialità, ci vogliono contenuti, motivazioni forti, identità forti. Voi comunicatore siete pronti a raccogliere questa sfida? Bene, innanzitutto buon pomeriggio e ringrazio gli organizzatori perché giornate come questa aiutano a tenere insieme, credo, anche un po' di quello di cui abbiamo bisogno, cioè comunque di uno slancio. Abbiamo bisogno di persone come il professor Colapietra, perché attraverso il patrimonio della conoscenza è l'unica strada per mettere il primo mattone della ricostruzione. Poi abbiamo bisogno di persone come Pier Camillo Davigo, perché attraverso la legalità abbiamo l'unica garanzia dell'uguaglianza e di una ricostruzione che poi possa passare attraverso la legge e il rispetto delle leggi, perché poi abbiamo visto che il non rispetto della legge ha provocato quello di cui purtroppo siamo oggi a piangere e a ricordare, perché come racconto nel libro c'è un elenco sterminato di reati che sono stati commessi nella costruzione dell'Aquila. Venendo però alla domanda, io sono reduce da quello che possiamo definire un piccolo giro d'Italia per presentare questo libro. Io non volevo fare un secondo libro sull'Aquila, l'ho voluto fare perché questa volta me l'ha chiesto la casa editrice Garzanti. Ho pensato che scrivere un libro per Garzanti potesse essere l'occasione non per raccontare agli aquilani una storia che conoscono fin troppo bene, quindi io evito di presentare il libro all'Aquila perché non devo raccontare agli aquilani quello che conoscono a memoria, che sanno perfettamente, e anche quando lo sanno spesso non nemmeno lo ammettono a loro stessi, ma se ci riflettono lo sanno. Cerco di raccontare la verità di quello che ho visto, quindi non una verità rivelata da chissà quale posizione preconcetta. Giusto per sgombrare il campo dalle posizioni preconcette, dico subito che
io sono destinatario di querele che arrivano da destra come da sinistra. Il 29 maggio avrò un'udienza qui al Tribunale dell'Aquila perché sono stato querelato dal sindaco dell'Aquila, che ovviamente non è di centrodestra, perché ho semplicemente scritto che durante il periodo del terremoto insieme ai suoi familiari aveva alloggiato in un residence, suoi familiari che contavano in tutto erano 25 persone, in un residence di una società che poi è risultata destinataria di alcuni affidamenti per quanto riguarda i puntellamenti e la ricostruzione. Quindi questo per sgombrare il campo da eventuali posizioni preconcette politiche. Quindi il mio lavoro non è un lavoro che ha uno sguardo politico, il mio lavoro è un lavoro in qualche modo di rendicontazione, di racconto dei fatti che vedo, che cerco di documentare. Il libro essenzialmente riporta atti giudiziari, perizie, e quindi essenzialmente cerco di avere uno sguardo critico nei confronti della realtà di cui mi occupo. In questo piccolo giro d'Italia, appunto, grazie alla Garzanti, perché, ripeto, non avrei fatto un secondo libro sull'Aquila se non me l'avesse chiesto la Garzanti, perché la Garzanti dava la possibilità a questa storia di uscire dalla, diciamo così, dall'Abruzzo, no? Perché è ovvio che scrivere un libro sull'Aquila è facilmente spendibile in Abruzzo, ma il problema non è l'Abruzzo, il problema è far sapere agli italiani qual è la realtà dell'Aquila. Ecco, io vi dico che in Italia purtroppo il problema è molto più grande e molto più complesso. Gli italiani sono convinti effettivamente che l'Aquila sia stata ricostruita. Ne sono talmente convinti che ai vari incontri a cui ho partecipato mi sono trovato di fronte a una platea sparuta, stanca, disattenta e quasi stufa di un argomento per il quale si dà per scontato: sì, vabbè, ma io li ho visti con i miei occhi i cantieri della ricostruzione. Ecco, io credo che, venendo poi a quello che sarà, credo, ricordato come il terremoto più sfruttato a livello mediatico, quella che, proprio sulla base delle denunce accumulate da tutte le parti politiche, penso di poter dire a onor del vero e con onestà intellettuale che sarà ricordata come la più grande truffa mediatica degli ultimi anni. Una truffa mediatica perché comunque le telecamere sono state accese sui cantieri per, credo, 4-5 mesi, costantemente. Le grandi televisioni italiane hanno raccontato giorno dopo giorno agli italiani che quei cantieri erano attivi, stavano lavorando. Gli italiani non hanno capito, non hanno immagazzinato che quelli erano i cantieri delle case dell'emergenza. Secondo gli italiani, quelle sono le case degli aquilani. Quindi per gli italiani, quei cantieri che sono stati poi chiusi, gli appartamenti consegnati, il problema dell'Aquila è risolto. Quando invece si prova a raccontare la verità dei fatti senza vederla né da destra né da sinistra, perché credo che le responsabilità di una tragedia del genere siano responsabilità collettive. Nel mio libro c'è un capitolo che si intitola Le truffe degli aquilani, perché non bisogna neanche fare piaggeria e rendersi conto che tanti problemi poi nascono da chi quel territorio lo vive. E lo dico da abruzzese, perché sono consapevole che il nostro territorio è figlio di una politica, di una mentalità dal cappello in mano. Abbiamo un rapporto con la pubblica amministrazione da cappello in mano. Io me lo ricordo, il primo cittadino dell'Aquila, che all'indomani del sisma, invece di reclamare sul perché nessuno aveva fatto nulla rispetto agli allarmi inascoltati, già si preoccupava del dopo, ma in una logica non di dialogo e di rispetto delle parti, ma in una logica di quanto possiamo ottenere per. Ecco, credo che questo sia la logica del cappello in mano, insieme a questa truffa mediatica che, ahimè, ripeto, devo semplicemente constatare, non voglio rimarcare per chissà quale logica, ma semplicemente perché prendo spunto dai fatti che ho vissuto e che continuo a raccontare tutti i giorni, siano due elementi che hanno portato l'Aquila ad essere dov'è. L'Aquila oggi è dov'è perché ha una classe dirigente non all'altezza della situazione, perché si è trovata a vivere in un momento storico una vicenda drammatica e è stata in qualche modo utilizzata e sfruttata per una logica politica dell'oggi per domani. Serviva
a chi guida questo paese dare la sensazione di una ricostruzione. Hanno utilizzato 1,2 miliardi di euro spesi in 9 mesi, dove hanno dato a tutti la sensazione che i soldi fossero diffusi. Hanno chiuso il rubinetto adesso, perché quei soldi non sono rendicontati dalla Corte dei Conti, ma i soldi che invece spenderanno adesso passeranno al vaglio della Corte dei Conti. Hanno chiuso il rubinetto, se ne sono andati, e adesso siamo qui che ci guardiamo basiti dicendo: e adesso che facciamo? Adesso la truffa è consumata. E adesso credo che pian piano sta venendo fuori la consapevolezza di quello che abbiamo vissuto in questi 2 anni. Ripeto, io mi limito a raccontare i fatti. Quello che ho detto, l'ho scritto, Repubblica quando mi ha dato l'opportunità, spesso, devo dire, è un giornale libero che mi ha fatto scrivere tanto di Cialente quanto di tutti gli altri. E, ripeto, ho fatto il mio lavoro nella speranza che possa essere utile, forse non a noi, che evidentemente se ci troviamo qui qualche colpa ce l'abbiamo tutti, ma credo alle generazioni che verranno, perché bisogna ricominciare dal professor Colapietra, bisogna ricominciare da Piercamillo Davigo e bisogna ricominciare con una classe dirigente però che sia all'altezza della situazione. Grazie Giuseppe. Io non l'ho citato all'inizio, un illustre aquilano che è qui presente con noi, perché adesso lui sarà sorpreso, lo inviterò sul palco per portare un saluto brevissimo di pochi minuti. Goffredo Palmerini, aquilano, giornalista che porta la voce della nostra regione, della nostra città in giro per il mondo, è coordinatore, rappresentante delle associazioni di abruzzesi sparse in tutto il mondo. Mi ha costretto a comprare un computer molto più potente di quello che avevo, perché mi manda documenti da tutto il mondo con corredi fotografici, filmati stupendi. Di questo sono un pochino, non glielo perdono, perché ho dovuto affrontare una spesa non marginale per poter accumulare tutto quel materiale. Goffredo, vorrei che tu dessi un saluto a questa platea di aquilani innamorati della propria città, con sofferenza a volte, con angoscia per mille contraddizioni altre volte, ma sappiamo che tu porti lo spirito degli abruzzesi in giro per il mondo, questo ti fa onore, ti prego di dare un saluto. Non porto il mio saluto, porto il saluto dell'altra Italia, porto il saluto di quell'altra Italia che ci ha guardato con amicizia, con vicinanza, con affetto, con partecipazione, quell'Italia con la schiena diritta molto migliore di quella che sta dentro i confini, che è quella che sta all'estero, sparsa nei 5 continenti. E di questa Italia parlo degli abruzzesi, 1.300.000 abruzzesi che sono all'estero, che sono tanti quanti la nostra regione, che con il loro comportamento e vedendo anche la nostra dignità, devo dire, la nostra compostezza nei primi giorni del terremoto, e con la loro stima che si sono guadagnata in Italia e all'estero, con il loro comportamento, la loro laboriosità, la loro serietà, hanno dato la cifra della qualità della nostra gente, l'orgoglio, la determinazione, e quindi hanno mobilitato l'intero mondo sull'Aquila, tutta quell'attenzione che veniva ricordata e che adesso, come diceva Giuseppe Caporale, un po' si sta spegnendo.
Il nostro contributo è quello di continuare questo lavoro perché ci siano sempre gli occhi accesi sulla nostra città che deve rinascere. Io sono convinto che rinascerà, spero che rinasca e venga ricostruita meglio di prima, facendo tesoro delle esperienze che abbiamo avuto, e che chi avrà il dovere di pensare al suo futuro abbia la consapevolezza di lavorare per il bene comune con una forte addirittura morale e con una grande capacità di specchiarsi rispetto alla storia che ci ha preceduto, cogliendone i migliori esempi. E questo è l'auspicio che oggi credo di poter consegnare alla vostra attenzione. Prima di dare la parola al dottor Piercamillo Davigo, al quale consegno formalmente la conclusione del nostro incontro, desidero fare un personale omaggio alla famiglia Tamburro, leggendo una parte di un articolo che avevo scritto poco dopo il terremoto su un settimanale nazionale. L'articolo l'avevo scritto allora per motivi di discrezione con nomi di fantasia, si riferiva ad una storia molto vera, reale, di bambini, e che, se la famiglia Tamburro mi permette, voglio rendere pubblica. Era l'ultimo giorno di vacanza al mare, a Vasto, in Abruzzo, la mia regione. Stefano mi disse: «Prof, posso tenerle io le carte? Così la prossima estate sono sicuro di riportarle e tu mi potrai insegnare altri trucchi e giochi di prestigio?» Stefano era un bambino di età di poco inferiore ai 9-10 anni, che a Vasto aveva un cuginetto, Cesare, e una cuginetta, Martina, più o meno della sua stessa età, Cesare, pochino più piccola, Martina, e una zia, sorella della mamma. Stefano e sua mamma venivano tutti gli anni all'Aquila per passare alcuni giorni di vacanza con i parenti di Vasto. Erano nostri vicini di ombrellone. I due cugini volevano sempre giocare a carte con me ed erano affascinati quando mostravo o insegnavo loro qualche piccolo trucco. La prudenza che aveva spinto Stefano a voler custodire personalmente le carte per essere certo di averle nella successiva stagione è stata vana. Stefano non verrà al mare a Vasto e non giocherà a carte con il cugino Cesare e con me. È rimasto sepolto sotto le macerie nel terremoto dell'Aquila insieme alla mamma e al nonno. Delle 294 vittime, al momento in cui io avevo scritto l'articolo, questo era il numero, che si contano sino ad oggi, almeno 20 sono bambini come Stefano o più piccoli. Quando alle 7 meno un quarto di lunedì mattina ho appreso dal giornale radio la notizia del terremoto, mi sono passati davanti agli occhi volti noci di amici e parenti, uomini dal volto abbronzato e rinsecchito come legna da ardere, volti di donne che spesso mostrano più anni di quelli che portano a causa dei segni della fatica. Donne più anziane con il capo coperto dall'immancabile foulard nero. Qui soprattutto nell'entroterra, anche chi non porta il lutto spesso veste di nero. È come se il lutto si portasse per la terra. Terra arida di montagna, quasi nemica a volte, che però dà il frutto, ancorché saporito. E ho rivisto anche il facciotto di Stefano e quello attraente, sempre sorridente della sua giovane mamma Giuliana. Solo il giorno successivo ho saputo che avevano perso la vita sotto le macerie. La compostezza degli abruzzesi colpiti dal terremoto, la loro dignità di fronte all'immane dolore, la generosità con cui da tutta Italia sono arrivate e tuttora corrono migliaia di persone per prestare soccorso,
sono certamente prova dello spirito di fratellanza che costituisce una delle maggiori virtù del nostro popolo e del popolo abruzzese in particolare, una virtù che lo fa rinascere con sforzo e dedizione impareggiabili dalle più severe difficoltà. È quella degli abruzzesi un dolore che consuma e si consuma in silenzio, che ci interroga, interroga tutti noi come tanti Caino di fronte alla morte di Abele, che impone riserbo e rispetto, che obbliga alla riflessione e per chi crede induce alla preghiera misericordiosa. Gli abruzzesi, gente sobria e di poche parole, hanno consentito alle emozioni dei politici di albergare nelle vie della città e dei comuni fantasmi, ed essi hanno accolto la commozione di Stato distinguendo tra il dolore vero e il dolore esibito. Con la medesima sobrietà e rigorosa determinazione, senza alcuna veemenza vendicativa, essi sapranno chiedere conto delle responsabilità e dei responsabili nell'ora della verità. Le dimensioni della tragedia e la grande dignità degli abruzzesi di fronte ad essa hanno energicamente bacchettato la politica, costringendo governo e opposizione ad abbracciare, almeno in un primo tempo o almeno in apparenza, la virtù della moderazione, della collaborazione, dell'azione tempestiva e concreta. Ma si tratta di un clima da governo, potremmo dire, di solidarietà nazionale, che possiamo scommetterci, non durerà a lungo. Arretto di fronte alle autorevoli e accorate parole del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che ha denunciato irresponsabilità diffuse di fronte alla tragedia di edifici antisismici ugualmente crollati, travolgendo vite umane, che ha richiamato tutti ad un esame di coscienza, poiché nessuno è senza colpa. Ma quando, senza chiudere gli occhi, come raccomanda il Presidente Napolitano, si dovrà accertare come sia potuto accadere che non siano state attivate indispensabili norme che erano state tradotte in legge, e chiedersi anche come non siano scattati i necessari controlli, allora inizieranno immancabilmente le polemiche, gli scaricabarili, le possibili strumentalizzazioni politiche. E qui la chiudo, lasciando il resto che riguarda poi aspetti di dettaglio più tecnico. Questo vuol dire che abbiamo un obbligo. Sarà necessario un rigoroso controllo sociale dell'informazione, di tutto quello che si dice e si fa sul terremoto, del terremoto. O la società civile, nelle sue organizzazioni rappresentative di categoria, di ordini professionali, sindacati, forze armate, associazioni di volontariato, i saperi accademici delle scuole, i saperi che derivano dall'esperienza, si riappropriano di propri ruoli facendo pulizia delle mele marce che nelle proprie file la soffocano, agendo da cinghia di trasmissione verso l'arbitrario e l'illiberale potere politico e le rispettive lobby economiche, o il Paese non ha alcuna possibilità democratica di rinascere. Lo dobbiamo al piccolo Stefano e alle altre persone che all'Aquila ci hanno lasciato la vita. Lascio la parola a Pier Camillo Davigo. L'ultimo sonetto che abbiamo sentito si concludeva: a voi che male dite, dicite, male dicisti. Pier Camillo Davigo, a voi, custodi delle tavole della legge umana, dobbiamo rivolgere un accorato appello. Vigilate, vigilate, vigilate. Che ricorda forse a qualcuno di noi il famoso resistere, resistere, resistere dell'amico Francesco Saverio Borrelli. Vigilate,
vigilate perché la bramosia, il malaffare, la speculazione non l'abbiano vinta. Voi sapete che la stragrande maggioranza di questa nostra Italia è l'Italia degli onesti, quelli che un giorno dopo l'altro fanno il proprio dovere fino in fondo. Certo, non ci sono solo gli onesti. È stato accertato, al di là di ogni ragionevole dubbio, per esempio, che la prima causa del crollo della Casa dello Studente all'Aquila è imputabile al fatto che nella struttura mancava una colonna portante. I tecnici. Chi mai renderà giustizia a quei poveri ragazzi e alle loro famiglie annichilite dal dolore? L'indignazione è pronta, ma poi spesso, molto velocemente, dimentichiamo, si spengono i riflettori, la città diventa buia. Come si fa a mettere fuori gioco i disonesti e i profittatori? Per Camillo Davide. Grazie. Il problema più drammatico, prima ancora della ricostruzione dell'uscita dalle macerie fisiche, dalle macerie degli edifici, è l'uscita e la ricostruzione dalle macerie morali di questo Paese. Accadono cose che sono davvero sconcertanti. A settembre dello scorso anno sono stato alla Columbia University a New York per un seminario e mi sono sentito fare questa domanda non con disprezzo o con intento provocatorio, ma con sincera volontà di comprendere. Siete, con riferimento agli italiani, un popolo di antichissima civiltà e cultura. Come avete fatto a ridurvi così? Vedete, a me sembra che siano andati in frantumi i riferimenti etici di questo popolo. Nel giro non di tantissimi anni, io sono anziano ma non credo di essere vecchissimo, non vengo dalle ere antiche. Quando ero bambino mi hanno insegnato alcuni concetti semplici che venivano insegnati a tutti. Per esempio, a 5 anni, in un'unica occasione, mi hanno insegnato la funzione rieducativa della pena, la differenza fra il dolo e la colpa. Tiravo i sassi contro un muro, mi hanno detto 3 o 4 volte smettila perché finisce che rompi un vetro. Io imperterrito ho continuato finché ho rotto un vetro. Allora mi è arrivato un ceffone accompagnato dalla frase: così impari, funzione rieducativa della pena. Io mi sono messo a piangere, a mia difesa ho detto non l'ho fatto apposta. Me ne è arrivato un altro accompagnato dalla frase: ci mancherebbe, e ho capito la differenza fra il dolo e la colpa. Questi riferimenti minimi che un bambino di 5 anni capiva sembrano venuti meno. Cominciamo dalla differenza fra il dolo e la colpa. Sapete tutti chi è Bernardo Provenzano. Poco prima del suo arresto, Bernardo Provenzano era andato a farsi operare in Francia usando una carta d'identità falsa procuratagli dal presidente del Consiglio Comunale di Villabate, all'epoca mafioso, oggi collaboratore di giustizia. Quando questo soggetto, oggi collaboratore di giustizia, si è sposato, ha avuto come testimoni di nozze l'ex presidente della Regione Sicilia e l'ex ministro della giustizia, con la carica di legittimazione che questo ha nella cultura siciliana. Quando è stato contestato all'ex ministro della giustizia, dice: ma insomma, sei andato a fare il testimone di nozze a quello che ha procurato la carta d'identità falsa al capo della mafia, ha risposto: ma io mica lo sapevo. E nessuno gli ha detto ci mancherebbe. Il rapporto tra delitto e castigo, tra colpa e punizione, o se preferite tra colpa e penitenza, per usare riferimenti cattolici. Ma insomma, io stamattina ho letto il giornale e non credevo ai miei occhi. Ieri o l'altro ieri la Corte di Cassazione ha in parte rigettato il ricorso di uno, facciamo pure il nome, Tanzi, della Parmalat, riducendogli la pena perché c'erano alcuni fatti prescritti, e quindi la pena residua di 8 anni, tolti 3 anni di indulto, su cui nessuno mai ha da ridire niente, tolto il presofferto, è superiore ai 4 anni, e quindi ieri è stato arrestato dalla Guardia di Finanza. E ho letto la sua dichiarazione sui giornali: non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo. Io prendevo in giro la mia collega Ponti, che è una mia compagna di concorso, perché quando presiedeva il processo per l'aggiotaggio Parmalat, cioè il processo in questione,
aveva 40.000 parti civili, cioè 40.000 vittime che volevano essere risarcite, e la prendevo in giro dicendole: come fai a fare l'appello? Prima che tu finisca l'appello è finita l'udienza, è un processo che non finirà mai, invece miracolosamente è finito. Ma citavo questo fatto per farvi riflettere su un dato: quanto ci impiega uno scippatore a fare 40.000 vittime? Se riesce a fare 4 scippi al giorno, e non è facile, senza essere arrestati, vuol dire 2 la mattina e 2 al pomeriggio, ci impiega 10.000 giorni, una vita. Io non ho mai visto uno scippatore, quando viene arrestato, dice: non me l'aspettavo. Allora, che cosa è scattato? Perché io faccio questo lavoro da 33 anni, per molti anni io ho visto i condannati che comunque in qualche modo non mettevano in discussione la pena, avevano magari da ridire sull'entità o su alcune vicende processuali, ma alla fine accettavano l'idea che a un delitto debba seguire un castigo, perché altrimenti tutti si metterebbero a colpire gli altri se non ci fosse qualcosa che trattiene dal violare le regole per il proprio tornaconto. E tutto questo sembra essersi completamente smarrito. Allora, c'è un problema di rispetto delle regole. Noi facciamo quello che possiamo, non è molto, è molto alla luce del quadro normativo in cui operiamo. Scorrevo prima alcune pagine del Buco Nero e pensavo, per deformazione professionale, ai processi per omicidio colposo, per quello di edificio che seguiranno, e pensavo alle preannunciate riforme in tema di prescrizione e alla intuibile fine che faranno questi processi, se queste norme verranno approvate, e forse anche se non verranno approvate. Ma anche qui, ma è davvero accettabile che chi ricopre incarichi pubblici possa ricorrere alla prescrizione come qualunque normale cittadino? L'articolo 54 della Costituzione dice che tutti i cittadini devono essere fedeli alla Costituzione, osservarne le leggi, fedeli alla Repubblica, osservarne la Costituzione e le leggi, ma dice anche che i cittadini a cui sono affidate pubbliche funzioni devono adempiere ad esse con disciplina d'onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. Disciplina d'onore è qualcosa di molto di più dell'osservare la legge. Un normale cittadino può avvalersi della prescrizione. Chi ricopre una carica pubblica può avvalersene? Ma forse sì, purché poi se ne vada a casa. E invece abbiamo persone che continuano a occupare posti pur essendo stati più volte destinatari di provvedimenti di non doversi procedere per prescrizione, a volte accompagnati da condanne al risarcimento dei danni, quindi con l'accertamento positivo che il reato era stato commesso, come se nulla fosse. Ma non basta. C'è un'area che è molto più ampia di quella della giustizia penale, che è quella della riprovazione etica, del controllo sociale, del rifiuto dell'accettazione di certi comportamenti. Invece qui è scattato un meccanismo perverso per cui, quando qualcuno viene accusato di qualcosa, invece di fare un'autonoma valutazione, come si dovrebbe fare, come facciamo nei rapporti sociali, si attende la pronuncia dei giudici. E dice: siccome c'è la presunzione di innocenza, aspettiamo fino alla sentenza definitiva. Per carità, giusto. La giustizia è una virtù cardinale, ma anche la prudenza è una virtù cardinale. Ma chi di noi affiderebbe la figlia di 6 anni al vicino di casa condannato solo in primo grado per pedofilia perché l'accompagni a scuola, con l'argomento che c'è la presunzione di innocenza? Eppure affidiamo, sulla base di questo principio, la cosa pubblica a persone magari condannate solo in primo grado o anche solo in appello. Ed è una cosa che io francamente non riesco più a capire, è una cosa che sfugge da... cioè non riesco a capire come ci siamo arrivati. Forse per piccoli passi, uno dopo l'altro, perché l'Italia non è sempre stata così. Non voglio parlare delle vicende ultime che sono state oggetto di cronaca, che hanno indotto un altissimo prelato a dire: siamo sgomenti. Ma vi racconto una vicenda che risale a moltissimi anni fa, per dire come l'Italia tutto sommato fosse diversa, i funzionari fossero diversi. È una vicenda raccontata da Andreotti in uno dei suoi libri Visti da vicino, e che io trovo anche divertente. Lo scià di Persia, regnante, venne in visita privata in Italia per andare a giocare al casinò di Venezia, e trattandosi di un sovrano, anche se in visita privata, il prefetto andò a riceverlo all'aeroporto. E quando lo scià incontrò il prefetto, gli disse: procuri che questa sera ci sia una donna nella mia camera. Il prefetto gli diede una risposta che io trovo folgorante, perché gli disse: maestà, di questo genere di donne si occupa il questore. Il...
Però questo leale funzionario subito dopo prese carta e penna e informò i suoi superiori di quanto era accaduto, tant'è che Andreotti, che era all'epoca ministro degli esteri, chiosa il racconto di questa vicenda dicendo: ignoro come sia finita, ma escludo un'intermediazione pubblica. Ecco, oggi non possiamo più escludere niente, questa è la tragedia. Allora, certo, l'accertamento giudiziario dei fatti è indispensabile, l'operato delle forze di polizia e della magistratura non è sostituibile da nulla, perché è l'unica cosa che permette di conoscere i fatti. Noi non abbiamo purtroppo in questo paese una tradizione di giornalismo d'inchiesta, ma anche dove c'è una tradizione di giornalismo d'inchiesta incontra dei limiti. I giornalisti non possono fare intercettazioni, non possono fare perquisizioni, non possono fare rogatorie internazionali. Questo lo può fare soltanto l'apparato repressivo dello Stato, lo possono fare le forze di polizia e la magistratura, quindi la loro attività è indispensabile. Ma altrettanto indispensabile che quando questi fatti diventino noti scatti un moto di repulsione, un moto di indignazione nei cittadini, perché se i cittadini accettano tutto non c'è speranza, e purtroppo i cittadini sembrano accettare tutto. Allora a me viene in mente una frase terribile pronunciata da un grande presidente degli Stati Uniti, Thomas Jefferson, che disse, e non parlava dell'Italia, chissà se fosse stato italiano: tremo per il mio paese quando rifletto che Dio è giusto. Posso raccontare, non aspetta Barbara, aspetta, della giubba del re. Ne vorremmo tanti di magistrati come Piercamillo Davigo, di servitori dello Stato come Piercamillo Davigo. Vi racconto in due parole un brevissimo aneddoto che riguarda la sua vita da giovane, da ragazzotto della Vallomellina. Il padre esorta il giovane figlio a non indossare mai la livrea, a non farsi servo di nessuno, semmai a indossare la giubba del re. Il senso della giubba del re è il servizio reso con onestà e dedizione allo Stato, alle istituzioni pubbliche. Perciò ne vorremmo tanti come per Camillo Davigo. Metto a disposizione il microfono, abbiamo ancora un'oretta. Chi vuole fare qualche domanda, chiosare su qualcuno degli interventi? Giusy Pitari, prego. Puoi venire però anche al... Sì. Sì. Grazie. Intanto ringrazio tutti per questo bellissimo incontro. Credo che sia davvero stato molto utile per tutti, un momento di riflessione per tutti noi cittadini aquilani, e purtroppo ogni cosa che è stato detto da ciascuno ha riaperto una ferita, e sicuramente anche l'ultimo intervento del dottor Davigo. Io in realtà volevo una risposta, cioè volevo fare una provocazione che mette insieme un po' tutti gli interventi. Allora, l'ultimo diceva che forse noi ci dobbiamo indignare. Noi cittadini dobbiamo indignarci di più anche qui all'Aquila. Allora volevo domandare ai tecnici, forse anche agli storici, agli archeologi, ai magistrati, ai giornalisti, se è giusto a 2 anni dal sisma indignarci ora, dopo che sono stati scritti libri, dopo che ci sono in corso cause, se non sia giusto indignarci per tutte le ordinanze che leggiamo di ricostruzione delle nostre case che non parlano mai di sicurezza al 100%.
Quindi vorrei capire se da un punto di vista, per esempio, ingegneristico, sia giusto dire che per esempio per il mio palazzo verranno spesi 2 milioni di euro, ma sarà sicuro all'80%. E sono una di quelle fortunate, perché non tutti, ricostruendo la propria casa, avranno la certezza di avere l'80% di, diciamo, non è di sicurezza, però voglio dire, le norme sismiche sono cambiate e quindi sappiamo cosa vuol dire l'80%, forse non lo sappiamo, perché addirittura questo limite è stato abbassato al 60%. Quindi io vorrei capire se la mia casa sarà adeguata alle nuove norme antisismiche al 60%, che vuol dire che quasi una volta su due cade? Cosa vuol dire che se il terremoto dura il doppio di quello che è durato cade? Che cosa vuol dire? Allora, siccome queste voci purtroppo corrono solamente, perché se abbiamo una pecca qui all'Aquila è quella della mancata trasparenza, e che quindi fa partecipare anche di meno i cittadini al processo di ricostruzione, io voglio sapere se dobbiamo indignarci o no, o se dobbiamo soltanto aspettare, come aspetto io e aspettano tutti i cittadini, di rientrare a casa, perché tanto ormai l'ha fatto il terremoto. Grazie. Se ci sono altre domande, così poi facciamo un giro veloce per le risposte. Ci sono dei colleghi che arrivano dalla mia città, da Vasto. Non dovete chiedere nulla? Allora, se non ci sono domande... Carmen, forse? No. Se non ci sono domande, chi vuole rispondere all'amica e collega Giusi Piteri? Via, Piero Ugo Foscolo. Salutiamo il generale. Come già ho detto, rispondo in termini generali, essendo non dal generale che è andato via adesso, in altro senso essendo un ingegnere industriale, però posso dire questo: quando si parla di sicurezza, cioè, ovviamente noi sappiamo che c'è sempre un rischio in tutte le attività umane, che questo rischio non può mai essere portato a zero, questo è in termini generali un principio. Quando si parla di sicurezza al 100% non si fa, nella normativa si fa riferimento alla capacità di resistenza di un edificio costruito oggi con le norme da zero, no? Applicando la normativa esistente in modo rigoroso. È chiaro che qui si apre un grosso problema, quello a cui facevo riferimento prima e col quale ci dobbiamo tutti confrontare, che abbiamo ovviamente a che fare nella maggior parte dei casi non con la costruzione di un edificio da zero con le norme di oggi, ma del ripristino di edifici costruiti in passato, e per lo più, ancora di più quando ci riferiamo al centro storico, no? Per i quali si può fare molto con le tecnologie attuali per portarli a livelli prestazionali, no? Simili, vicini a quelli di un edificio nuovo. Ma questi livelli prestazionali purtroppo, no? C'è un limite tecnologico, non potranno mai essere pari a quelli di un edificio nuovo. Sappiamo che è possibile installare isolatori sismici anche su edifici già costruiti. È possibile realizzare piattaforme che consentono di separare la risposta dell'edificio da quella che è la perturbazione del suolo, ma sono comunque tecnologie molto sofisticate e non possono applicarsi sempre e su qualsiasi edificio. Ecco il motivo di questo 80%-60%, cioè non è un confronto con la sicurezza assoluta che nessuno può garantire, è un confronto col livello prestazionale di un edificio
nuovo. E adesso qui ci sono persone forse molto più esperte di me sul piano normativo. Nelle ordinanze penso si fa riferimento anche a una possibilità di scelta da parte del proprietario, no? se accettare il livello prestazionale della ricostruzione o pensare alla ricostruzione. Però la differenza del costo viene messa a carico della proprietà. Questo forse è il problema a cui si riferiva la collega Piteri. È chiaramente una scelta che è stata fatta nelle ordinanze, ovviamente criticabile, ma che da una parte non dobbiamo dimenticarci, dobbiamo salvaguardare anche un patrimonio storico importante e quindi se, questo, certo, infatti probabilmente il legislatore in questo caso non si è sentito di fare la differenza che appunto suggerisce adesso, ma questo poi entriamo in una problematica che non è più tecnica, non so se altri vogliono rispondere. Il problema è che non è un problema di legislatore in quanto è un'ordinanza di protezione civile, quindi magari ci fosse una legge di ricostruzione per l'Aquila, ecco, questa è una cosa che ci dobbiamo curare. L'altro problema di fondo poi è che è vero che quella parte poi è a carico degli aquilani, però le case dell'emergenza sono costate 2.200 euro al metro quadro, le case degli aquilani costeranno 600-800 euro al metro quadro, c'è qualcosa che non torna, non è onesto. Il relatore interroga i colleghi. Ci sono altre domande? Se non ci sono altre domande, Giusy, sei soddisfatta della risposta del tuo collega? Allora io direi che possiamo concludere con un'ultima lettura di Buccio di Ranallo, di stampo profetico, breve, e poi con una nota più gioiosa di un canto popolare abruzzese, che però è più improntata alla gioia, non alla nostalgia, alla sofferenza, alla fatica. Barbara? Buccio ci racconta che la città fu fondata due volte. Gli aquilani fecero la città uniti e solleciti nel 1254, ma ci furono solo 5 anni di prosperità. Poi nel 1259 fu distrutta e gli abitanti furono fuoriusciti. Toccò fare una nuova fondazione e Amiterno e Forcona trovarono il nome Aquila. Poi arrivarono gli astrologi. Gli astrologi guardarono l'ora e il punto, l'ascendente, quindi dissero la terra sarà stabile, ma con molte traversie, e chi le farà del male sarà rovinato. Ci dice Buccio che chi fosse ora saggio e si mettesse a pensare che i fondatori, durante la loro fondazione, commisero un peccato, al solo pensiero dovrebbe capire che l'Aquila non durerà. Gli strolachi, che ci abbero guardato l'ora e il punto, l'ascendere al singio, si fo col sito assai congiunto. La terra sarà stabile, con molti guai aiunto, ma chi li farà male sarà strutto e defunto. Chi in ciò fosse ben savio e mettessesi a pensare che gran peccato fecero di questa terra fare e per quello che è fatto volesse immaginare, paura averia d'Aquila non devesse durare. Or, danci la sentenza, se noi avimo murato in un terrino altrugiu che non fu comperato, or non avesse a dicere del maiure peccato che hanno fatto in comune da che poi fu adunato.
Per salutarci, la Corale Fontevetica ci regala un inno alla bellezza dell'Abruzzo, un brano caratterizzante la particolarità della terra regionale, la bellezza dei paesaggi abruzzesi che svariano dall'altezza della montagna, rappresentata dal massiccio del Gran Sasso, ai verdi altopiani di Campo Imperatore, paesaggi unici riflessi negli occhi dei pastori che, attraversando i tratturi dalla montagna al mare, assaporano le stagioni da un territorio all'altro, come nessun altro avrebbe l'occasione di fare. Gli Abruzzo. Son salito sul Gran Sasso, sono rimasto ammutolito. Mi pareva che passo passo si salisse all'infinito. Che Turchino, quanto mare, che silenzio, che bellezza. Pure Roma e l'altro mare si vedeva da quell'altezza. Poi sono andato sulla Maiella. La montagna è tutta in fiore. Quant'è bella, quant'è bella. Sembra fatta per l'amore. Quanto sole, quanta pace. Che malia la ciaramella. Il pastore veglia e tace, pare il dio della Maiella. Poi sono andato alla marina e le vele colorate con il sole la mattina si sono tutte illuminate. Se ricanta la passione, il pastore sulla montagna gli risponde una canzone dal mare alla campagna. Thank you.
Ringrazio tutti voi che siete intervenuti, ringrazio a nome della Fondazione Giuliana Tamburro e a nome della famiglia Tamburro i relatori, li ringrazio anche a nome di tutti gli aquilani, li nomino di nuovo Pier Ugo Foscolo, Raffaele Colapietra, Fabio Redi, Anna Maria Rao, Pier Camillo Davigo, Giuseppe Caporale, le lettrici Piera Lepore, Barbara Chiarilli, amici, colleghi, con qualcuno amico da molti anni, persone di grande spessore morale e culturale, persone che ci fanno sperare. Io credo che se stiamo attenti alle sforbiciate sulla cultura, sui saperi, se vigiliamo, come abbiamo detto nel corso degli diversi interventi, noi ce la facciamo, perché siamo un popolo forte, tenace, generoso, ce la facciamo a fare un altro risorgimento di questo nostro martoriato paese. Grazie ancora, buona serata a tutti.